Bene, buongiorno a tutti. Sono Marco Pierini, presiedo questa sessione di laurea in ingegneria meccanica magistrale di oggi, 19 aprile 2021. Do il benvenuto a tutti i commissari, do il benvenuto naturalmente a tutti i candidati, ma anche a coloro che ci stanno guardando, ahimè, a distanza, date il permanere, diciamo, delle condizioni ben note a causa del Covid-19 attraverso il canale YouTube. Abbiamo una sessione con 10 candidati, li elenco secondo l'ordine di presentazione che è diverso e variato rispetto alla convocazione. Abbiamo Verzino Rosalinda, Zeca Donald, Cappa Mauro, Cassese Giovanni, Cocci Marco, Gudini Giacomo, Mannelli Enrico, scusate, Mannelli Enrico, ho sbagliato, è all'ultimo posto, quindi proseguiamo con Pagliazzi Viola, Pasqui Giacomo, Valente Guglielmo e poi appunto Mannelli Enrico. A questo punto, se la candidata è pronta, comincerei subito con Rosalinda Verzino, a quale cediamo il controllo. Può condividere con noi la sua presentazione, per cortesia? Se può andare in modalità presentazione. Sì, scusate. Prego, prego. Non si preoccupi, sia tranquilla. Ecco, Ok, spero che si veda. si vede, dovrebbe mettere brava, quella è Sì. modalità presentazione. Ecco qua. Prego, a lei la parola. Ok. Allora, buongiorno a tutti, sono Rosalinda Verzino e presento la mia tesi dal titolo Stima dell'orientamento, sfruttando sensori di pressione spazialmente distribuiti, a cui ho lavorato durante il tirocinio che ho svolto presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Firenze in collaborazione con MDM Team. Il mio lavoro parte dal considerare la possibilità di utilizzare un set di sensori di pressione spazialmente distribuiti su un veicolo sottomarino come sensori ausiliari alla navigazione, per andare quindi a compensare gli errori legati all'utilizzo dei sensori inerziali del sistema di navigazione. L'idea è quella di definire un modello agli errori e implementare un filtro di Kalman agli errori di stato per poter stimare e correggere gli errori in termini di stato di navigazione e soprattutto per quanto riguarda l'assetto. La prima parte del mio lavoro si è concentrata sul definire un ambiente di simulazione che diciamo, facesse le veci della realtà durante la simulazione stessa. E questo ambiente di simulazione è stato definito andando a combinare due diversi elementi che sono da una parte lo scenario, ovvero una modellazione del moto e della traiettoria seguita dal veicolo, che è stato ottenuto andando a definire gli andamenti delle coordinate di posizione nord-east down e di orientazione roll-pitch-yaw del veicolo. Dall'altra parte abbiamo il simulatore, che è invece una modellazione del sistema in termini di veicolo e di suoi sensori, e quindi in particolare sensori inerziali e nel nostro caso sensori di pressione. Proprio in riferimento alla definizione del simulatore è stato necessario definire un modello di sensore di pressione, quindi diciamo si sono definite le relazioni che corrispondevano alla posizione della misura di pressione totale da parte del sensore, che sono poi state integrate con una serie di componenti di errore. Una volta definito il modello del sensore, per ciascun sensore di pressione sono state definite le informazioni riguardo alla sua posizione e alla sua direzione di funzionamento rispetto alla perna solidale al veicolo. La seconda parte del mio lavoro invece si è concentrata più sulla definizione del modello agli errori e l'implementazione del filtro di Kalman agli errori di stato. L'idea è quindi quella di partire dal confronto tra il sistema vero e il sistema reale e il modello del sistema che si ha a disposizione. Quindi i due differiscono per tutta una serie di componenti di errore, dovuti ad esempio al fatto che
nel sistema modellato non si considerano le fonti di rumore e comunque ci sono una serie di incertezze di modello. Quindi queste componenti di errore vengono definite e raccolte nel modello agli errori e stimate col filtro di Hamilton agli errori di stato. Una volta stimate, vengono poi utilizzate per aggiornare e correggere il sistema modellato in modo da renderlo più coerente con la realtà. Il modello agli errori è stato definito sia in termini di stato sia in termini di misura, quindi dal confronto tra lo stato vero e lo stato modellato si risale allo stato errore delta x, la cui evoluzione nel tempo è rappresentata da un sistema dinamico lineare che ho riportato qui a tempo discreto. Allo stesso modo, per la misura, si va a fare un confronto tra l'osservazione vera, che è praticamente la misura restituita dal sensore reale, e la stessa grandezza, ma calcolata meno del rumore di misura e in funzione delle variabili dello stato modellato. Dal confronto tra le due si ottiene un'equazione per l'errore di misura delta y, per cui si ha la dipendenza dallo stato errore delta x. Quindi andando a combinare l'evoluzione nel tempo dello stato errore e l'equazione dell'errore di misura, si può poi implementare il filtro di Hamilton agli errori di stato. Qui ho riportato le fasi principali per la singola iterazione del filtro di Hamilton. Quindi abbiamo una prima fase di time update in cui viene aggiornata la matrice di covarianza P, una seconda fase di measurement update che ha luogo nel momento in cui si hanno a disposizione le misure dei sensori ausiliari, e quindi diciamo sulla base dell'errore di misura delta y si va a valutare la stima dello stato errore delta x, e in parallelo si aggiorna nuovamente la matrice di covarianza. La terza fase è quella di aggiornamento, quindi si utilizza la stima appena calcolata per l'errore di stato per modificare e correggere il modello dello stato che si ha a disposizione per quell'istante. Infine, l'ultima fase di reset, in cui lo stato errore appena stimato viene riportato a zero e la matrice di covarianza aggiornata in modo da tener conto di questo reset. A questo punto ho presentato il caso applicativo considerato e i risultati ottenuti, ripercorrendo quindi un po' i vari step della teoria esposta finora. Intanto le ipotesi che sono state considerate valide per l'applicazione considerata sono qui riportate. Quindi per il giroscopio le misure del giroscopio sono state considerate come input del sistema e per il funzionamento del giroscopio si sono considerate dei bias e dei rumori additivi. Per quanto riguarda i sensori di pressione, invece, si è deciso di considerare nel modello agli errori e nell'implementazione del filtro di Hamilton solo la componente statica di pressione. E per il funzionamento dei sensori di pressione si sono considerati bias e rumori additivi. Invece per l'assetto, è stato valutato in termini di quaternione per la stima, i risultati sono stati valutati in termini di role PCO e l'errore invece sull'assetto è stato valutato in termini di vettore errore di assetto iniziale introdotto sulla base delle matrici di rotazione. Per quanto riguarda lo scenario considerato, ho riportato nella figura in basso a sinistra la traiettoria seguita dal veicolo, quindi c'è una prima fase di immersione fino a raggiungere la profondità di 8 metri, a cui poi il veicolo rimane fermo e subisce una serie di variazioni della configurazione in termini di orientamento. Una seconda fase in cui invece il veicolo rimane in configurazione di orientamento fissata e trasla sul piano lungo una traiettoria che è il quadrato riportato in figura. Una volta raggiunta la posizione iniziale, poi riemerge fino ad arrivare a livello del mare. Per quanto riguarda il simulatore, invece, si è considerato come veicolo un cubo e in termini di equipaggiamento si sono considerati un giroscopio e un accelerometro per il sistema di navigazione e un set di 6 sensori di pressione distribuiti sul veicolo, montati su esso in modo che ciascun sensore fosse al centro di una faccia e con l'asse di funzionamento normale alla superficie e positivo uscente da essa. Nell'applicazione sono stati considerati due casi differenti sulla base del tipo di vettore osservazione preso in considerazione. Quindi nel caso del modello individuale, il vettore di osservazione Y va a considerare le 6 misure dei sensori di pressione montati sul veicolo, presi singolarmente. Nel caso del modello differenziale, invece, il vettore osservazione va a considerare la differenza tra le misure ottenute da una coppia di sensori. Qui ho riportato poi le principali scelte in termini di modello agli errori per i due casi, quindi in entrambi i casi si sono considerati
delle incertezze, degli errori sull'assetto, sui bias del giroscopio e sui bias del sensore di pressione. Nel caso del modello individuale, a questi si affiancano anche incertezze sull'altitudine del veicolo e questo è dovuto esclusivamente alla forma che assume il modello di misura, come riportato nella parte inferiore della slide. Qui ho anche riportato, diciamo, quadrettate le due equazioni di misura per l'errore di misura nei due casi, in cui ho evidenziato anche la dipendenza dalle variabili dell'errore di stato. Infine, ho riportato i risultati ottenuti. Questi sono i risultati ottenuti per il modello individuale in termini di assetto. Quindi si vede dai due grafici in alto a destra che per il roll e il pitch gli andamenti stimati ripercorrono in modo diciamo abbastanza preciso gli andamenti reali che sono, diciamo, i riferimenti in nero. Ho solo evidenziato in questi grafici delle zone in cui emergono gli effetti della mancata modellazione della componente dinamica di pressione, e infatti tali effetti sono più importanti proprio nelle fasi dello scenario in cui il veicolo trasla e quindi la componente dinamica è più importante. Da questi risultati emerge già che il processo di stima non funziona per lo yaw, perché, diciamo, questa variabile rimane non osservabile e perché è invariante rispetto alle misure di pressione. Quindi diciamo che la stima dell'assetto si ottiene a meno dello yaw. Ho riportato poi anche i risultati ottenuti in termini di stima dei bias del giroscopio. Ho voluto evidenziare questi risultati ottenuti perché i bias dei giroscopi sono uno degli aspetti forse più spinosi proprio in termini di valutazione dell'assetto e navigazione dei veicoli, e quindi il fatto di essere riusciti a stimare in modo coerente tutte e tre le componenti penso sia importante, anche perché nonostante, diciamo, non si conosca appieno l'assetto, poiché abbiamo appunto un'osservabilità sullo yaw, si hanno tutte le informazioni riguardo alle velocità corrette, e quindi questo è molto importante anche da un punto di vista di controllo del veicolo. I risultati sono stati riportati anche per il modello differenziale, quindi qui si hanno i risultati di assetto e quelli di bias del giroscopio, e le considerazioni sono del tutto analoghe a quelle viste per il modello individuale. Quindi, concludendo, direi che i risultati ottenuti in termini di stima dell'assetto, ovviamente a meno dello yaw, e stima soprattutto dei bias del giroscopio, sono soddisfacenti. E l'altra parte della medaglia, diciamo così, è che comunque continuano ad esserci problemi di non osservabilità del sistema, e questo si vede ovviamente nella mancata stima dello yaw, e continuano ad esserci, anche se piccoli nel nostro caso, degli effetti legati alla mancata modellazione della pressione dinamica. Quindi questi aspetti negativi aprono sicuramente la strada anche a sviluppi futuri, poiché si potrebbe pensare di fare un'analisi a monte per ricercare la configurazione ottimale dei sensori sul veicolo, dei sensori di pressione, per capire se questo in un certo senso possa influenzare e migliorare i risultati in termini di osservabilità del sistema. Inoltre si potrebbe pensare di andare a considerare nel modello di errori e nell'implementazione di Hallman anche la componente dinamica di pressione, e in questo modo, diciamo, l'approccio può essere esteso anche a situazioni in cui la parte dinamica è più importante rispetto magari alla situazione che ho valutato io. Grazie. Ringrazio io lei e ringrazio la candidata, e naturalmente apro ai commissari se hanno delle domande da porre alla candidata. Io avrei una domanda. Prego, professor Pucci, prego. Per quello, io scusate, sono abbastanza ignorante di filtri Kalman, per voi un filtro agli errori è un filtro indiretto? E la seconda domanda era più semplice, era siccome qui per individuare l'assetto del veicolo si fa una valutazione della pressione differenziale sui vari lati del veicolo, e sì, si dice che lo sviluppo dell'analisi della pressione dinamica è oggetto di futura implementazione. Però ecco, esiste per caso in letteratura qualcosa, siccome questi veicoli comunque sono propulsi da eliche e altri dispositivi che evidentemente introducono dei disturbi sul flusso proprio dovuti all'azione della elica, la sua accensione, il suo spegnimento, se esiste in letteratura qualche forma di riferimento bibliografico rispetto al trattamento di questi ulteriori offset in termini di pressione dinamica rilevata che potrebbero essere generati dai flussi secondari dei vari dispositivi, dei vari thruster che sono piazzati lungo il veicolo. Grazie. Allora, il filtro è indiretto, sì, e sulla parte di pressione dinamica
Diciamo che nel momento in cui si va a considerare anche la componente dinamica di pressione, poiché si va a valutare la velocità relativa al sensore, inevitabilmente si deve considerare anche le informazioni legate alla velocità del fluido. E queste, diciamo che in fase di simulazione, come può essere il mio caso applicativo, la velocità del fluido viene considerata come nota a priori dalla parte, diciamo, ambiente di simulazione. Da un punto di vista di applicazione reale, chiaramente, diciamo, bisogna prevedere anche un sistema sul onboard sul veicolo per riuscire in un certo senso a valutare anche la velocità del fluido e quindi in quel modo, indipendentemente da cosa sta succedendo alle eliche, come diceva anche lei, dal tipo di movimento che il veicolo sta facendo, si va esclusivamente a valutare la velocità del fluido al sensore, quindi si, diciamo, tiene conto anche di quella nella valutazione della pressione dinamica. Non so se ho risposto. Grazie, grazie, molto gentile, grazie. Grazie anche da parte mia. Ci sono altre domande da parte dei commissari per la candidata? Ma Marco, se posso chiedere una cosa velocissima. Prego, professor Mariano, prego. Sì, lo IO lei ha detto che è non osservabile nello schema utilizzato. C'è qualche modo per averne una stima indiretta? Cioè, qualche modo indiretto per averne una stima, mettiamolo meglio. Diciamo che sicuramente si potrebbe pensare di utilizzare i risultati ottenuti, soprattutto in termini di stime dei bias del giroscopio, per implementare magari altri filtri di Kalman che permettano di migliorare la stima di altre variabili di stato dello stato di navigazione. Per lo IO il problema è che diciamo il fatto che questo continui ad essere, anche nel mio caso, invariante rispetto alle misure di pressione, rende molto difficile valutare effettivamente quanto il veicolo sia ruotato rispetto all'asse Z e quindi anche il fatto magari come dicevo, per gli sviluppi futuri, di valutare diverse configurazioni dei sensori di pressione, è proprio per capire se, diciamo, combinando in modo diverso le informazioni di misura di pressione, cambia qualcosa in termini di osservabilità del sistema e quindi riuscire in qualche modo ad arrivare allo IO. Diciamo che comunque rimane un aspetto molto spinoso, però già riuscire ad avere tutte le informazioni sulle velocità e comunque una buona stima dell'assetto, anche se a meno di questo parametro, già aiuta anche proprio nel controllo del veicolo. Bene, grazie. Bene, anche io ringrazio nuovamente. Se non ci sono altre richieste, comunque chiedo conferma ai colleghi prima di chiudere. Sembra di no. E ringrazio per il momento in modo definitivo, la candidata, che Grazie a ovviamente per voi il per momento l'attenzione. si può accomodare, pregandola naturalmente di rimanere collegata, e passiamo al secondo candidato della giornata, che è Donald Zeka, al quale cedo il controllo affinché possa condividere la sua presentazione con la Ok. commissione. Ciao. Si vede? Sì, se può andare in modalità presentazione, per cortesia. Bene, a lei la parola. Ok. Buongiorno a tutti, sono il candidato Donald Zeka, presento qui la mia tesi di laurea magistrale sull'omogeneizzazione non lineare di compositi bifase per applicazioni acustiche. Questa tese è stata svolta presso l'Institut de Mécanique et d'Ingénierie di Bordeaux ed è parte di un progetto accademico che ha l'obiettivo di sviluppare una nuova classe di compositi a risonanza locale per l'invisibilità acustica dei sottomarini. Nascondere un oggetto sott'acqua è una ricerca scientifica comunemente ricercata nell'acustica subacquea e si basa sull'uso di un rivestimento fonoassorbente che permette di diminuire la riflessione e la trasmissione delle onde incidenti.
elastomeri, in particolare i poliuretani, sono largamente utilizzati in questo senso perché presentano un basso coefficiente di riflessione e ottime proprietà di smorzamento delle onde. Per migliorare il coefficiente di smorzamento, di assorbimento, vari tipi di inclusione possono essere disperse nel PU. I più comuni sono per esempio i cuci sferici cavi, che però hanno il problema che, a causa delle loro dimensioni, presentano una frequenza di risonanza che di risonanza alla quale si ha attenuazione acustica, che non corrisponde con quella degli attuali sistemi sonar. In più sono soggetti a instabilità di tipo flessionale quando soggetti a pressione idrostatica. Per far fronte a questi problemi si possono utilizzare microsfere siliconiche porose. Controllandone la dimensione delle sfere e la percentuale di porosità, è possibile creare risonatori di tipo miesferici che possono essere dispersi nella matrice di più in modo da creare attenuazione acustica alla frequenza desiderata. Riguardo al materiale, pochi dati meccanici erano disponibili, in particolare i moduli di taglio e di comprimibilità di PU e silicone e le piccole deformazioni, e delle curve sforzo-deformazione in compressione confinata di PU puro e PU con 2% e 6,6% di sfere porose al 30%. La compressione confinata simula le reali condizioni operative del composito perché esso viene posto sulla superficie del sottomarino sotto forma di gusci sottili di pochi millimetri adiacenti l'uno all'altro e soggetti alla pressione idrostatica. È quindi fondamentale capire e prevedere il comportamento meccanico di tale tipo di composito su scala macroscopica sotto pressione idrostatica. L'obiettivo della mia tesi è quello di sviluppare uno schema di omogeneizzazione non lineare per compositi elastomerici bifase in regime di grandi deformazioni. In seguito, applicarlo al particolare composito considerato, confrontando l'accuratezza con i risultati sperimentali e simulazioni numeriche agli elementi finiti. Un'analisi diretta agli elementi finiti sul materiale è di fatto impossibile, è di fatto irrealizzabile perché data le piccole dimensioni della porosità, ciò comporterebbe un gran numero di elementi e date anche le grandi deformazioni a cui sono soggetti gli elastomeri, anche elementi altamente deformati e necessità continua di remeshing. Si fa quindi ricorso a tecniche di omogeneizzazione. Le tecniche di omogeneizzazione definiscono modelli omogenei equivalenti di un solido eterogeneo, e si basano sul comportamento effettivo di un volume di un RVE, ossia una porzione di volume finito del corpo che sia in grado di catturare le peculiarità microstrutturali del corpo eterogeneo. Tale RVE, che significa volume elementare rappresentativo, deve essere tale che la sua dimensione sia appunto maggiore della dimensione della microstruttura che vuole rappresentare e sia anche minore di molto della scala della lunghezza macroscopica del corpo. Opportune leggi di transizione sono quindi necessarie per accoppiare le scale più fini alla scala macroscopica, in particolare DTFP, il gradiente di deformazione e il tensore degli sforzi in rappresentazione lagrangiana sull'RVE. In ogni punto è detto F barrato e P barrato i corrispondenti valori del corpo macroscopico. In ogni punto del corpo macroscopico, il gradiente di deformazione macroscopica viene usato per imporre condizioni al bordo cinematiche sull'RVE. Una volta risolto il problema al bordo sull'RVE, si risale allo sforzo macroscopico attraverso una media volumica sull'RVE dello sforzo. In particolare, il composito considerato consiste in due scale di omogeneizzazione. Una scala microscopica, che corrisponde alla scala delle sfere e dei pori, delle sfere porose, e una scala mesoscopica che corrisponde alla scala della matrice di PU e delle sfere porose omogeneizzate. Per quanto riguarda l'omogeneizzazione della microscala, ho utilizzato un recente lavoro di Lopez-Pamietz. Si tratta di una energia elastica, di un'espressione esplicita per l'energia elastica omogeneizzata di elastomeri incomprimibili, di elastomeri porosi con matrice incomprimibile.
dato che il silicone presenta un modulo di comprimibilità molto più elevato del modulo di taglio, è trattabile come tale. E quindi questa espressione esplicita è ben adatta a rappresentarne il comportamento in presenza di porosità. Riguardo a questa espressione, c'è da considerare che tale energia e quindi anche lo sforzo tendono a infinito quando la deformazione volumetrica raggiunge il valore F0 della porosità, questo a seguito della richiesta di incomprimibilità della matrice. Tuttavia, per valori non troppo vicini a F0, il comportamento predetto è abbastanza accurato. Per quanto riguarda l'omogeneizzazione della mesoscala, ho utilizzato il metodo del secondo ordine di Pontecastagnede e Tiberio, che consiste in espandere in serie le energie elastiche delle due fasi attorno a un'incognita deformazione FR, richiedere la stazionarietà dell'energia rispetto al gradiente di deformazione e di FR, e si ottiene la seguente espressione per l'energia elastica omogeneizzata, con FR barrato, che può essere valutato risolvendo il seguente sistema di equazioni non lineari. Infine, lo sforzo macroscopico omogeneizzato è calcolato come la derivata dell'energia omogeneizzata rispetto al gradiente di deformazione macroscopico. Per l'implementazione del metodo del secondo ordine bisogna definire le energie elastiche delle due fasi. Per quanto riguarda quella del PU, ho scelto un'energia elastica del secondo ordine, tale che fittasse almeno il comportamento predetto dalla prova sperimentale in compressione confinata, e ho utilizzato i seguenti parametri in tabella per i coefficienti. Questo è il fitting per almeno la prova a compressione confinata del più puro. Per le sfere porose ho utilizzato appunto l'energia esplicita del Lopez-Pamitz con le costanti in tabella. Infine, lo sforzo macroscopico, lo stato macroscopico di compressione confinata è caratterizzato dalla seguente espressione del gradiente di deformazione. Per la soluzione dell'omogeneizzazione analitica è stata eseguita in ambiente Python. Per risolvere il sistema non lineare ho utilizzato uno schema iterativo di punto fisso. Per calcolare lo sforzo omogeneizzato ho utilizzato una derivata numerica centrata del secondo ordine accoppiata allo schema di punto fisso. E mostro qui i risultati dell'omogeneizzazione analitica. Come si vede, l'omogeneizzazione analitica è molto accurata a piccole deformazioni. Per deformazioni più grandi il comportamento predetto è più rigido, rappresenta un limite superiore, un upper bound del comportamento reale. Tuttavia, il ritratto di non linearità è ben rappresentato. Il metodo analitico, inoltre, essendo puramente lagrangiano, è in grado di prevedere l'evoluzione della microstruttura. Qui si vede come si evolve la porosità nelle sfere e come si dipartisce la deformazione volumetrica tra le due fasi. Passo ora alla seconda parte del mio lavoro, ossia le simulazioni numeriche agli elementi finiti. Per prima cosa è stato necessario generare l'RWE. L'RWE è stato generato in uno script Python, consiste in un RWE cubico in cui sono disperse in maniera random sfere della voluta dimensione e percentuale volumica. In seguito l'RWE generato è stato importato su ANSYS APDL. Per quanto riguarda i materiali, l'energia elastica delle sfere porose, non essendo un'energia standard di ANSYS, è stata implementata attraverso una user math subroutine che viene richiamata in ogni punto di integrazione per calcolare la relazione sforzo-deformazione. In seguito, per quanto riguarda la discretizzazione, ho usato elementi 3D del secondo ordine e ho assicurato la continuità della mesh tra matrice e inclusioni, in modo da garantire una perfetta adesione tra le due. E ho applicato le corrispondenti condizioni al bordo. In seguito ho eseguito l'analisi per diverse dimensioni e dispersioni delle sfere. Per prima cosa ho eseguito un'analisi di sensitività alla discretizzazione. Ho definito tre tipi di discretizzazione, rada, media e fine, facendo variare un opportuno parametro. Come si vede, la sensibilità alla discretizzazione è abbastanza bassa, trattandosi di elementi del secondo ordine. E ho deciso di utilizzare una discretizzazione media per le successive analisi. In seguito ho fatto una sensitività alla taglia dell'RWE.
ho considerato le sfere molto disperse di tipo A, con diverse lunghezze del blocco dell'RWE, e si vede che le analisi convergono verso tali delle RWE più grandi. Ho quindi considerato per le analisi successive RWE con almeno 25 sfere, in modo da rappresentare bene l'uniformità della dispersione delle sfere. Infine mostro qui, con le considerazioni fatte in precedenza, i risultati FEM confrontati con l'omogeneizzazione analitica. Come si vede, i risultati FEM sono in ottimo accordo con l'omogeneizzazione analitica per tutte e quattro le dimensioni e la dispersione delle sfere, a conferma che l'omogeneizzazione analitica proposta è indipendente dalla dimensione effettiva delle sfere, ma dipende solamente dalla loro frazione volumica. E qui a destra viene mostrato il tempo di calcolo per l'omogeneizzazione analitica e quella computazionale. Come si vede, l'omogeneizzazione analitica richiede tempi di 2/3 inferiore a quella computazionale, in quella computazionale non sono neanche stati considerati i tempi dovuti al pre-processing, che sono quelli anche quelli più importanti. Per concludere, in questo lavoro di tesi ho discusso dell'omogeneizzazione delle proprietà meccaniche della stomeri per applicazioni acustiche. L'utilizzo di una energia esplicita per la microscala ha consentito di far fronte alla mancanza di metodi di omogeneizzazione analitica che tenessero conto della natura multiscala di un composito. Inoltre, l'assenza di dati sufficienti sul comportamento dei materiali non ha permesso di ottenere una grande stima, una buona stima del comportamento alle grandi deformazioni. Tuttavia, il ritratto di nonlinearità era stato rappresentato bene. Infine, le analisi degli elementi finiti corroborano il modello analitico, che tuttavia può essere ulteriormente migliorato, dato che non era chiaramente ottimizzato. Sviluppi futuri possono essere una miglior caratterizzazione sperimentale delle proprietà del composito, un'ottimizzazione del codice di omogeneizzazione analitica per renderlo più rapido, e eseguire analisi FEM con differenti condizioni al contorno e condizioni di contatto diverse tra matrice e inclusione. Io con questo ho finito, ringrazio dell'attenzione. Grazie, ringrazio il candidato Donald Zeka per il suo intervento, e anche in questo caso chiedo ai membri della commissione se hanno delle domande per il candidato. Sì. Ecco. Professor Savino, credo. Sì, ecco, esatto. Buongiorno e complimenti per questo bellissimo lavoro. Lavoro ampio, completo, affascinante, una tematica veramente interessante. La mia domanda è questa: ho visto, analizzato l'RWE con approccio analitico, con l'approccio computazionale, nel confronto con i dati sperimentali, che ha detto non sono molti, però emerge questa sovrastima della rigidezza sulle grandi deformazioni. Ecco, una sua considerazione dell'esito di questa attività rispetto alla applicazione che poi dovrà avere il materiale composito, cioè legata alle proprietà acustiche. Lei intende come questa sovrastima possa influenzare poi l'applicazione di questi risultati al caso reale? Esatto. Capito. Sì, diciamo, sapendo che si tratta di una sovrastima, è possibile sapere in anticipo che andremo a calcolare proprietà che saranno maggiori di quelle reali, e quindi è possibile in anticipo prendere delle precauzioni e quindi chiaramente utilizzare coefficienti di sicurezza adatti, che alla fine sono coefficienti appunto di insicurezza, perché appunto sappiamo che stiamo trattando con dei risultati che sono diversi da quelli reali, però sappiamo di quanto sono diversi, quindi è questo l'importante. Ecco, quindi è emersa anche una stima della sovrastima, un'idea di quanto si sovrastimi. Sì, vabbè, diciamo un'idea
Allora, qui ho rappresentato, per esempio, questa a destra, per esempio, l'errore sulla stima al 6,6%. Come si vede, ha fino a 1,5% di deformazione, la stima è praticamente zero, cioè l'errore è praticamente quasi nullo. In seguito, da 1,5 fino al resto, l'errore aumenta, va dall'1 megapascal fino ai 4, 5, 6 megapascal di pressione. E diciamo, la parte più importante è sicuramente il fatto che riesce a predire il comportamento, cioè l'evoluzione della microstruttura, che anche quella è fondamentale. Quindi sì, questo è stato un aspetto decisamente interessante. Questa a sinistra era l'errore sul fitting che avevo fatto io del più, però insomma, per farvi capire che l'errore sul fitting non era tanto importante da far pensare che l'errore fosse dovuto al fitting, quindi l'errore è di natura, diciamo, è di natura più intrinseca sulla mancanza di dati sui materiali. Bene, sì, la ringrazio. Se posso aggiungere una virgola, quella discrepanza è anche associata al fatto che si sceglie una forma dell'energia che a grandi deformazioni ha un comportamento ideale, quindi c'è una matrice incomprimibile, mentre qui nella realtà la matrice poi alla fine è comprimibile. E allora quando ci si avvicina alla comprimibilità di quella matrice, cioè quando la comprimibilità di quella matrice non è più trascurabile, e allora c'è questo errore. Quindi un altro modo per migliorare la cosa è diciamo scegliere forme dell'energia più appropriate, ma già così si riesce a vedere una stima dell'errore. Una domanda rapidissima, scuso, siamo fuori tempi massimi. Il riguardo il fatto, siccome questi sono apparati che devono essere sommersi, quindi sono sottoposti a pressioni esterne anche rilevanti, cioè un bar ogni 10 metri sostanzialmente, e visto che si parla appunto dell'effetto dello stato di stress a compressione della matrice, avete valutato l'effetto di un pre-stress, di una pre-compressione o di un pre-tensionamento sulle proprietà del sistema o nella vostra analisi? Scusate. No, questo non è stato considerato, perché comunque la parte di sviluppo del composito è a carico del gruppo di fisica acustica, e non ho informazioni a riguardo, non le so dire se hanno considerato un'eventuale presenza di pre-stress, cioè sarebbe necessario, perché appunto si vede che praticamente qui tutti i pori sono chiusi al 3%, e qui, vedendo lo stress al quale sono chiusi, è chiaro che una volta sono chiusi tutti i pori, le proprietà acustiche del composito non ci sono più, quindi perde tutte le sue proprietà di risonanza, eccetera. Quindi non sarebbe più utile sotto certe pressioni, sotto certe profondità. Quindi andrebbe anche considerato, si potrebbe anche considerare un pre-stress in modo da ridurre la chiusura dei pori sotto grandi profondità. Grazie. Prego. Bene, ringrazio anche io il candidato. Se non ci sono ulteriori interventi da parte dei membri della commissione, chiedo un'ultima conferma. Sembra di no, quindi la ringrazio nuovamente, anche io le faccio i miei complimenti, e per il momento ha terminato la sua parte, ci rivediamo poi successivamente. A questo punto passiamo al candidato successivo, che è K, Mauro K. Buongiorno. Al quale vado a cedere il controllo. Ecco qua. Il professore si vede? Sì, prego. A lei la parola. Buongiorno a tutti. Il mio lavoro
tesi si intitola Modellazione e simulazione di un controllo di stabilità del veicolo tramite torque vectoring e strezzatura. Gli obiettivi di questo lavoro sono il miglioramento della stabilità laterale del veicolo attraverso la riduzione dell'impegno di aderenza sugli pneumatici. Per fare ciò si è individuato un criterio di ottimizzazione della coppia sulle ruote e dello sterzo e si è analizzato mediante un modello MATLAB Simulink. Cosa sono i controlli di stabilità? Sono una serie di sistemi che in modo complementare lavorano affinché il veicolo mantenga la traiettoria nell'effettuazione di una manovra. Sistemi come l'ABS, l'EBD, l'ASR contribuiscono in maniera indiretta garantendo l'aderenza dello pneumatico e permettendo al conducente di andare ad agire in prima persona per la conservazione della traiettoria. Sistemi come l'ESC invece contribuiscono in maniera attiva al mantenimento della traiettoria, come possiamo vedere nei video in basso, con due veicoli che effettuano la stessa manovra, il primo dotato di ESC e il secondo sprovvisto, quest'ultimo tenderà addirittura a ribaltarsi durante l'effettuazione della manovra. Come funziona un controllo di stabilità? Possiamo racchiudere il comportamento in tre blocchi. Avremo un blocco di input in cui avremo tutta la parte di sensoristica che andrà a misurare grandezze come lo yaw rate, l'angolo al volante, l'accelerazione laterale e la velocità delle ruote. Quest'ultime verranno poi analizzate all'unità centrale di controllo e andrà a calcolare i valori delle correzioni che saranno poi attuate dal sistema di attuazione. Quest'ultimo potrà essere di diverso tipo. Il più diffuso sicuramente è il differential braking system, che sfrutta la variazione della pressione sui freni per andare a frenare le ruote in maniera differenziata e quindi andare a creare un momento di imbardata che vada a correggere il momento di instabilità. Altri sistemi come l'Active Torque Distribution invece lavorano attraverso il differenziale attivo e la trazione integrale, mentre sistemi più avanzati come lo Steer by Wire, che genera il momento di imbardata andando a effettuare una piccola correzione sullo sterzo, quindi andando a variare l'angolo di sterzo, o gli Wheel Motors, che sono motori elettrici collocati all'interno della ruota, che andando a variare puntualmente la coppia sia in frenata che in trazione sul veicolo possono garantire un ampio margine di correzione dal punto di vista del momento di imbardata. L'approccio proposto nasce dall'esigenza di un sistema che risulta essere sovrattuato, nel senso che la correzione di imbardata da garantire risulta ottenibile tramite diverse combinazioni di controllo dello sterzo e di azioni correttive dal punto di vista della coppia. Queste ultime risultano limitate e perturbate da quella che è l'interazione tra la ruota e la strada. Per questo si è proposto un criterio che vada ad allocare la coppia alle ruote e vada ad effettuare una correzione dello sterzo con l'obiettivo di ridurre l'aderenza impegnata dagli pneumatici. Insieme a ciò si è sviluppato uno stimatore delle forze verticali e trasversali applicate alle ruote, che ha il compito di ottenere appunto questi valori di forza tra verticali e trasversali attraverso anche una riduzione della capacità computazionale richiesta e una certa robustezza. Lo stimatore delle forze verticali possiamo vederlo schematizzato in questo schema, appunto, in cui abbiamo gli ingressi, gli input in azzurro con le caratteristiche geometriche del veicolo e tutti gli input provenienti dalla sensoristica come velocità longitudinale e yaw rate, che attraverso un modello, un bicycle model, vengono utilizzati per calcolare il raggio di curvatura, le forze laterali sul veicolo, che poi verranno ripartite su avantreno e retrotreno, e poi a loro volta verranno ripartite sulle quattro ruote attraverso un criterio di proporzionalità rispetto ai valori di sforzo verticale sulle ruote e sulle singole ruote. Quest'ultime a loro volta verranno sempre calcolate partendo dallo stimatore, partendo dal valore delle forze verticali statiche e andando a effettuare l'equilibrio rispetto agli assi di rollio e di beccheggio. Inoltre lo stimatore avrà il compito di calcolare i coefficienti H che mettono in relazione lineare la variazione dell'angolo allo sterzo di delta con la variazione dello sforzo laterale sul pneumatico di TY. Per quanto riguarda la strategia di allocazione di coppia sterzo, avremo, come si vede da schema, una serie di input tra cui la richiesta, il brake demand e traction demand da parte del conducente, il momento di yaw desiderato da correggere, i valori in ingresso dallo stimatore, quindi sforzi verticali, sforzi trasversali e parametri H.
Questi ultimi saranno utilizzati per calcolare il valore degli sforzi sugli pneumatici per ognuno dei D-delta tra tutti quelli che sono ammissibili e attraverso una matrice pseudo-inversa. I valori di questi DT verranno poi utilizzati per ottenere l'aderenza impegnata sugli pneumatici e attraverso la norma 2 del vettore dell'aderenza agli pneumatici, tra tutte le possibili combinazioni si andrà a scegliere la combinazione che andrà a minimizzare la norma 2 dell'aderenza impegnata e a questa corrisponderà il valore di D delta e di DT che andrà a ottimale, che andrà a minimizzare l'aderenza impegnata dagli pneumatici. Per quanto riguarda questo sistema, è stato modellato attraverso dei blocchi simulink che è inserito in un modello di un veicolo. I blocchi sono stati modellati attraverso uno stimatore delle forze verticali e trasversali, che andrà anche a calcolare i parametri H, e un controllo elettronico della stabilità. Nel caso del controllo elettronico della stabilità, abbiamo qui lo schema dell'allocatore di coppia e sterzo, in cui abbiamo ingressi allo stimatore, i parametri e l'ingresso alla sensoristica, e attraverso una serie di iterazioni in due cicli annidati andranno a essere calcolati i valori di aderenza impegnata per ognuno dei D-delta possibili e per ognuno degli pneumatici. Il valore di output sarà la correzione dello sterzo D-delta corrispondente al valore minimo di aderenza impegnata. Questo modello è stato testato attraverso un modello di un veicolo con il modello scelto, una Fiat 500 elettrica, nella particolare configurazione in cui il motore elettrico centrale è stato sostituito attraverso quattro motori in wheels, e in quattro configurazioni specifiche: quella senza sistema di una configurazione senza sistema di controllo della stabilità attivo, con il solo torque vectoring attivo, con il solo steering control e con entrambi i sistemi. Questo veicolo è stato testato per quanto riguarda quattro manovre, tutte normate da ISO, e la double lane change, lo steady state cornering, il sign virtual test e lateral transient response. In particolare ci soffermeremo sulla manovra della double lane change. In questo caso andiamo a vedere i valori ottenuti rispetto dallo stimatore delle forze verticali e delle forze trasversali. Come si vede, la curva arancione approssima in maniera abbastanza affidabile il valore ottenuto da un sistema Simulink implementato in altre occasioni che si è risultato affidabile. Anche in questo caso vediamo come per tutte le ruote, anche per gli altri pneumatici, abbiamo un certo grado di affidabilità dei valori ottenuti. Stesso dicasi per quanto riguarda delle forze trasversali per tutte le ruote considerate. Per quanto riguarda la manovra di double lane change, possiamo vedere come la sagoma del veicolo in grigio tenda ad uscire da quelli che sono i limiti della manovra nel caso della configurazione non corretta e nel caso della configurazione con il solo controllo di sterzo. Vediamo quindi che il veicolo non riuscirà a effettuare la manovra in sicurezza poiché tenderà a uscire dai bordi e avvicinarsi pericolosamente a questi ultimi. Nel caso invece della configurazione con il solo torque vectoring e con entrambi i sistemi, abbiamo che il veicolo riesce a percorrere la traiettoria in maniera affidabile. Andando a vedere il valore del lateral displacement del centro di massa, si può vedere ancora in maniera più chiara come il controllo con il torque vectoring e con entrambi i sistemi risultino più affidabili, in particolare la configurazione con entrambi i sistemi risulti più affidabile, risulti vincente nel caso del valore del peak to peak, quindi nel ridurre la distanza tra un picco e l'altro. Inoltre, andando a vedere il valore dell'aderenza impegnata agli pneumatici, si nota come il valore relativo al sistema con entrambi con il torque vectoring e steering control in azzurro si mantenga sempre più basso o al più coincidente con il valore di aderenza impegnata relativo al sistema con il solo torque vectoring. Questo significa che il sistema garantisce, a parità di stabilità, garantisce un impegno di aderenza minore e quindi un certo margine di correzione che può essere attuato dal conducente stesso o attraverso un sistema di guida autonoma
può intervenire per aiutare la conservazione della traiettoria. Soluzione, lo stesso risultato si è visto per gli altri test. In particolare abbiamo qui il lateral transient response relativo alla misura della risposta del veicolo a transitori veloci. Anche qui abbiamo dei risultati migliori nel caso di torque vectoring e torque vectoring steering control nei vari istanti considerati da questo tipo di prova. Concludendo, il sistema si è rilevato efficace nel miglioramento della stabilità del veicolo, in particolare nel caso per quanto riguarda l'impegno di aderenza, in cui il veicolo riesce a mantenere la stabilità in traiettoria andando a impegnare l'orma del veicolo in maniera minore, lasciando quindi un margine di correzione che può essere utile per gestire la manovra in sicurezza. L'allocatore si è inoltre rivelato in grado di calcolare le forze longitudinali e trasversali di correzione in maniera corretta, in modo da compensare il momento di imbardata, così come lo stimatore ha dimostrato un certo grado di affidabilità all'interno delle sue condizioni di validità. In futuro si potrebbe sviluppare lo stimatore andando a ampliare nelle condizioni di validità, magari procedendo a un aumento della complessità dello stesso. Così come si potrebbe andare a migliorare l'allocatore di coppia sterzo, soprattutto per quanto riguarda la parte di modellazione, andando a integrare i due sistemi in un unico blocco, invece di farli lavorare a cascata, e quindi migliorare l'allocazione della coppia tra i due. Altrimenti, procedendo con lo stesso modello utilizzato in questo caso, si potrebbe andare a individuare un criterio ottimale che vada a distribuire il momento di imbardata tra i due sistemi, andando magari a pensare a quelle che sono le condizioni di comfort e quale correzione può essere più utile o più confortevole nel caso di certe manovre o in base a quelle che sono le condizioni del veicolo. Grazie per l'attenzione. Grazie, ringrazio il candidato Mauro Cappa e chiedo subito ai membri della commissione se hanno delle domande per il candidato. Avrei una prima domanda io, proprio sulla parte dello stimatore, ha dato qualche cenno, diciamo, negli sviluppi futuri, ha qualche idea su come si potrebbe intervenire per migliorarlo? Allora, si potrebbe intervenire andando a considerare l'utilizzo di un filtro, ad esempio di Kalman. È già stato previsto in altri casi in letteratura l'utilizzo di filtri di questo tipo per applicazioni come questa. Questo potrebbe essere uno degli interventi. O ancora si potrebbe andare a intervenire andando a considerare ad esempio la deformazione a livello di sospensioni. Okay, questo modello risulta robusto, sì, però non prende in considerazione degli effetti che possono essere importanti, e si è visto nel caso di alcune manovre come il valore della forza stimata risulti essere o sovrastimata o comunque non così vicina a quella che si presume reale, che in realtà è quella del modello di confronto che è stato utilizzato. Quindi andare a utilizzare, a considerare altre aumentarne la complessità in quel senso potrebbe essere utile, poiché il suo range di validità allo stato attuale risulta buono, ma all'aumentare della velocità tende a dare dei valori che non sono così adeguati. Soprattutto nel caso dell'ingresso all'allocatore, il valore poi di stima tende a poi portare a cascata dei valori errati nell'allocazione della coppia e dello sterzo, che vanno a inficiare un po' tutto il discorso dal punto di vista dell'aderenza impegnata. D'accordo, la ringrazio. Chiedo se ci sono altri interventi, commenti o domande da parte dei colleghi. No. Sembra di no, allora la ringrazio anche lei per il momento temporaneamente congedato, in attesa poi di risentirci dopo. Si può rilassare per il momento. Grazie. Grazie. Passiamo al prossimo candidato, che è Giovanni Cassese, al quale vado a un attimo soltanto, eccolo qua, non lo trovavo. Passo il controllo.
Si vede? Sì, Giovanni, a lei la parola. Buongiorno, io sono Giovanni Cassese e nel mio lavoro di tesi ho svolto un'analisi sul movimento del busto del guidatore durante l'intervento di un sistema di frenatura automatica per motocicli. Negli ultimi anni in Europa si è registrato un incremento di nuove immatricolazioni per quanto riguarda i motocicli, che hanno avuto solo un leggero decremento nell'ultimo anno a causa ovviamente dell'emergenza sanitaria. Questo decremento comunque è molto inferiore rispetto alle vendite degli autoveicoli nello stesso periodo. Perciò sempre più europei hanno deciso di utilizzare i veicoli a due ruote, specialmente i motocicli, nella vita di tutti i giorni. Questo porta innumerevoli vantaggi, ma anche tanti rischi. Infatti, l'indice di mortalità per quanto riguarda i motocicli è il più alto rispetto alle altre categorie. Specialmente in Italia, che è il più grande mercato europeo per quanto riguarda la vendita e l'utilizzo di motocicli, si è verificato nel 2019 un incremento delle vittime dell'1,6% e solo la categoria dei motocicli e dei ciclisti hanno registrato un aumento, mentre tutte le altre hanno registrato decrementi. Secondo studi, la probabilità di avere incidenti gravi su motocicli è dalle 10 alle 40 volte superiore rispetto a quello che si ha a bordo di un autoveicolo. E in Europa il rischio di incidente stradale mortale è 18 volte superiore rispetto ad altri mezzi. Per diminuire appunto il numero di vittime, uno dei dispositivi di sicurezza più promettenti e che ha maggiori possibilità di ridurre appunto il numero di vittime è la frenata di emergenza autonoma, il cosiddetto MAEB. Questo è l'analogo a quello che è già presente in molte autovetture di ultima generazione. Nel veicolo sono presenti dei sensori che monitorano l'ambiente circostante, che possono essere un radar, un laser scanner, che in caso di situazioni di pericoli questi sensori attivano un dispositivo che rallenta il veicolo in modo autonomo, applicando una frenata combinata, nel caso di un motociclo applicando una frenata sia sul freno anteriore che sul freno posteriore. Una frenata repentina diminuisce la velocità e abbiamo la possibilità di evitare alcuni incidenti o mitigare le conseguenze dovute ad un eventuale impatto. Il problema è ciò che rende lento lo sviluppo di questo sistema è la dinamica particolare del motociclo e la sua instabilità intrinseca. Infatti, se una frenata improvvisa potrebbe cogliere alla sprovvista il guidatore e nei casi più estremi potrebbe perdere il controllo del mezzo e questo sistema potrebbe provocare più danni di quelli che vorrebbe mitigare. Perciò un nuovo approccio è quello del pre-crash braking, quindi un sistema che però si attiva solo quando i dispositivi di sicurezza ritiene che l'impatto sia ormai imminente e inevitabile. Nell'ambito del progetto europeo Pioneers, il gruppo Moving, di cui ho fatto parte nella mia attività di tirocinio, in collaborazione con Ducati e Bosch, ha condotto una campagna di prove sperimentali per studiare l'accettabilità da parte dell'utente di questo sistema e gli effetti. È stato preparato appunto un Ducati multistrada su cui è stato allestito un sistema prototipale di frenata autonoma di emergenza, ma non essendo dotato di sensori è stato utilizzato un radiocomando che a distanza attivava questo sistema, un radiocomando gestito da uno dei ricercatori durante le prove. Il mio obiettivo della tesi è stato quello di studiare le reazioni del pilota e i movimenti soprattutto del busto durante queste frenate di emergenza. Per fare questo è stata applicata una piattaforma inerziale X-Sensor solidale al busto del pilota che acquisiva le accelerazioni del busto sui tre assi coordinati e gli angoli di inclinazione. Oltre a questo avevo a disposizione anche le registrazioni video che erano riprese da una GoPro che solidale al laterale, posizionata lateralmente, solidale a uno dei bracci anticaduta.
Durante le IP-prove hanno partecipato 31 volontari non professionisti e il mio lavoro si è concentrato sulle frenate automatiche in rettilineo. Il livello di decelerazione utilizzato nel PCB è stato di 0,5G. Questa è considerata, secondo studi precedenti, l'accelerazione massima accettabile da utenti comuni, quindi non professionisti. Durante il percorso il partecipante era sottoposto a due attivazioni, quindi a due frenate autonome nel rettilineo evidenziato dal riquadro verde, che erano attivazioni pseudo-inattese, perciò erano state dichiarate. Il pilota sapeva che il veicolo si poteva frenare in modo autonomo in quel rettilineo, ma non sapeva né quando né quante volte. Mentre all'ultimo giro veniva effettuata un'ultima attivazione nel rettilineo opposto. In questo caso questa attivazione si può definire in attesa, completamente in attesa per il pilota, perché non era stata dichiarata. Perciò in questa situazione il pilota, le condizioni erano più critiche per il pilota, in quanto non si aspettava una frenata in quel momento. Il confronto tra il comportamento e le reazioni in questi due rettilinei è stato parte fondamentale del mio lavoro di tesi. Quindi io ho iniziato a lavorare prima sui dati di telemetria, quindi a quelli acquisiti dall'unità inerziale del veicolo e quella solidale al busto. Sono state fatte innumerevoli elaborazioni, per esempio un cambio di sistema di riferimento per confrontare i due set di grandezze, e poi ho svolto un'analisi quantitativa delle reazioni del pilota. In parallelo ho lavorato anche utilizzando MATLAB sui video registrati. È stata fatta una prima suddivisione in clip, anche questo in modo automatico utilizzando uno script da me sviluppato su MATLAB, che ha diviso i video totali in delle piccole clip relative solo alle frenate automatiche. E su questo ho fatto poi un'analisi qualitativa. Questi due set di dati poi sono stati sincronizzati insieme e sono stati generati dei video comparativi che sono stati utilizzati per la validazione dei dati e per ulteriori analisi. Questo è un esempio di video comparativo in cui a sinistra abbiamo la clip dell'attivazione, a destra vengono plottati tutta una serie di dati che possono essere di nostro interesse. La prima parte dell'analisi è stata la validazione dei dati, infatti i dati di telemetria sono stati, in precedenza è stato fatto un cambio di sistema di riferimento e sono stati filtrati, quindi per valutare se questi dati rappresentassero veramente la realtà è stato fatto un confronto con il video. Il parametro utilizzato per fare questo confronto è stato la variazione dell'angolo di pitch del busto del guidatore. Vediamo infatti all'inizio della frenata automatica il pilota ancora in una posizione di guida naturale. È stato utilizzato un software per fare analisi video che è chiamato Kinovea. E durante la frenata ha uno spostamento in avanti, un aumento di questo angolo di pitch che da video risulta essere di circa 10 gradi, ed è confermato anche dai dati di telemetria da noi acquisiti. A fine frenata ritorna in una posizione di guida naturale. La prima parte della mia analisi è stata qualitativa, quindi ho visionato tutti i video delle attivazioni e ho assegnato a ciascuno di essi un livello che indicasse la difficoltà che ha avuto il guidatore nel reagire alla frenata. Questo è un esempio di frenata. Ovviamente questa è stata un'analisi non completamente oggettiva in quanto è influenzata dal mio giudizio, però ho cercato di dare un'uniformità nelle valutazioni e quindi ho valutato comportamenti simili dando lo stesso livello di difficoltà. Durante questa fase non solo mi sono concentrato su come si muoveva il busto, quindi valutando l'angolo di inclinazione, ma anche guardando la reazione del pilota nella sua interezza. Anche movimenti, per esempio, della testa o delle braccia o delle gambe che non erano misurati da alcun sensore. I risultati hanno mostrato che il livello da me considerato 3, quindi quello più in cui il pilota ha avuto maggiore difficoltà, ha avuto un'incidenza maggiore durante le attivazioni completamente in attesa, quindi quelle non dichiarate.
Giusto dire che il livello 3, per quanto sia considerato il più difficile nella mia scala, comunque in nessuno dei casi si sono evidenziati fenomeni di perdita di controllo del mezzo, sono solo sfumature, diciamo, del comportamento, quindi magari un angolo di beccheggio maggiore rispetto agli altri, una difficoltà nel ritornare nella posizione di guida naturale. Per quanto riguarda invece un'analisi quantitativa, quindi con i dati di telemetria, possiamo intanto vedere gli effetti del PCB, in quanto la curva arancione è la curva che indica la velocità, e mentre la curva verde indica l'attivazione del sistema di frenata autonoma. Nel giro di poco meno di 1,2 secondi la velocità decrementa del 30%. Sono rappresentati nella figura anche le accelerazioni del pilota, che è quella blu, e quella rossa del veicolo. Sono stati caratterizzati due tipi di comportamento da parte del pilota durante queste frenate. Allora, un primo comportamento è caratterizzato da una prima fase in cui il pilota e il veicolo decelerano con lo stesso andamento. In questo caso sono addirittura sovrapposte le curve, quindi con valori simili e hanno lo stesso andamento. E si può considerare in questo caso il busto solidale al veicolo, quindi siamo in una situazione di stabilità. Una seconda fase in cui le due curve divergono e la decelerazione del busto raggiunge un picco massimo che può essere anche il doppio rispetto alla decelerazione massima raggiunta dal veicolo. Quindi in questa fase abbiamo un movimento relativo del busto, comunque del pilota, rispetto al veicolo stesso. E quindi qui siamo in una situazione in cui il pilota è più instabile perché si muove rispetto al veicolo. Può essere caratterizzato magari da una grossa variazione dell'angolo di pitch oppure da una traslazione del pilota sulla sella. E poi una terza fase in cui il pilota riacquista le posizioni naturali dell'ala guida e le curve di decelerazione hanno andamenti e valori simili. Un secondo comportamento invece è caratterizzato da una prima fase analoga, mentre nella seconda fase, dopo un primo picco, se ne verificano altri e quindi la terza fase si raggiunge solo quando l'evento di frenata automatica è concluso. Perciò il pilota non ritorna mai durante questa frenata in una sua posizione di guida naturale, quindi è un comportamento questo considerato meno stabile, in quanto è sempre presente un moto relativo tra il pilota e il veicolo. Si può notare in questo grafico come la variazione di pitch assume valori anche superiori, molto superiori rispetto al precedente, quindi fino a 20 gradi, e ritorna a una posizione di guida naturale quando ormai l'evento è finito. In conclusione, l'incidenza di questo ultimo comportamento più stabile è stata registrata maggiormente nelle attivazioni completamente inattese, quindi quelle non dichiarate, mentre valutando solo i casi di comportamento 1, quelli più stabili, è stato notato che il tempo di reazione del pilota per ritornare nella sua condizione di guida naturale sono state le stesse sia nel caso di attivazione pseudo inattesa che di attivazione completamente inattesa. In conclusione, l'analisi qualitativa non ha mostrato eventi che evidenziassero una pericolosità e una perdita di controllo del mezzo utilizzando questo sistema, e l'analisi quantitativa ha caratterizzato due tipi di comportamenti diversi, uno più stabile e uno meno stabile, quello più instabile ha avuto un'incidenza maggiore durante le attivazioni completamente inattese. Però alcuni parametri, come possono essere l'angolo di rollio o l'angolo di sterzata o accelerazioni laterali, che secondo letteratura possono essere degli elementi, dei parametri che indicano un'incipiente perdita di controllo, non sono stati evidenziati, quindi non sono state evidenziate le anomalie e tutti i parametri sono tipici di una frenata in rettilineo. Quindi alla luce del lavoro svolto, i movimenti inevitabili del busto del guidatore non comprometterebbero la controllabilità del mezzo, che rimane stabile anche nelle condizioni più critiche tra quelle testate in rettilineo. Grazie per l'attenzione. Grazie Giovanni Cassese per la presentazione del suo lavoro, e anche in questo caso chiedo ai membri della commissione se hanno delle domande per il candidato o anche dei semplici commenti.
Sembra di no. Una curiosità. Sì, prego, Massimo. Se la vedo, ma mi sa che magari me lo sono perso. Quanti guidatori avete considerato, cioè come campione? 31, sono stati 31 partecipanti. Ok, quindi avete avuto modo di verificare insomma anche il diverso comportamento. Ecco, di questi. Sì, sì, poi erano 31 partecipanti di diverse età, di diversa statura, quindi se abbiamo cercato di avere un campione completo che rappresentasse, con diverse esperienze alla guida, e che rappresentasse appunto in modo omogeneo l'utente finale. Condizioni stradali erano sempre analoghe? Abbiamo avuto anche giornate con pioggia, quindi durante le condizioni, durante gli eventi, quando l'asfalto era bagnato, è stato chiesto al guidatore se si sentisse di provare tutte le manovre, perché io mi sono concentrato solo sul rettilineo, però durante i test sono stati fatti anche attivazioni durante manovre di slalom, cambio di corsia e anche in curva. Quindi magari con l'asfalto bagnato potevano non sentirsi di fare alcune, se non se lo sentivano evitavamo di fare alcune manovre, però tutti i partecipanti hanno accettato le condizioni. Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Ma Marco, se è possibile, solo un commento. Sì, prego, professor Mariano. Cioè, qui è interessante la cosa, perché nei modelli che vengono fatti sia di motocicli sia di biciclette, modelli teorici, penso per esempio alle proposte su cui lavorava Giovanni Frosali, il professor Frosali, no? Prima di andare. Certo. E lì c'è un problema che non si riesce bene ad inserire il contributo che dà la deformabilità istintiva del guidatore. Cioè il fatto che c'è un corpo sopra, no? Il veicolo, e questo si aggiusta istintivamente. E probabilmente tutte queste analisi che fate e questi, esperimenti in situ possono dare delle indicazioni per aggiornare, per migliorare proprio quei modelli, perché è proprio questo legame che in qualche modo manca, insomma. Resta comunque il fatto che io ho timore di guidare una grossa moto, sebbene mi piacerebbe farlo, ma questa è un'altra storia, insomma. Però questo è il punto, no? Cioè, l'importanza di questo lavoro, secondo me, risiede proprio nel fatto di dare delle informazioni che poi possano essere utili per implementare nel senso per inserire in quello tipo di schematizzazione proprio questo contributo che è determinante nella guida. Ma si può vedere, sì, ognuno ha proprio caratteristiche diverse, si può vedere per esempio nella variazione dell'angolo di pitch, io qui ho dei box plot, come alcune hanno delle variazioni di angolo anche di superiore ai 20 gradi, come quello che ho fatto vedere nel video precedente, e alcune hanno 1 o 2 gradi. E io all'inizio pensavo fosse un errore dei sensori, ma poi andando a vedere i video ho visto che quelli che avevano un angolo di beccheggio molto piccolo invece tendevano a rimanere molto eretti, cioè avere una posizione retta della schiena, però sì, durante le frenate traslavano lungo sulla sella, oppure anche gli angoli di rollio, alcuni del pilota, alcuni avevano un angolo di rollio praticamente nullo, e un pilota solo aveva questi angoli di rollio di 12 gradi che solo lui durante queste frenate inclinava la moto più degli altri, quindi è un po' difficile, ecco, fare una caratterizzazione per tutti uguali. Sì, infatti. No. Infatti l'aspetto posturale è sicuramente importante, per quello domandavo, e poi anche l'aspetto istintivo da parte del guidatore, no? Quindi è chiaro che avere un campione significativo permette poi di fare un'analisi. Sì, sì. Però alla fine di ogni test è stato fatto un questionario che non è stato oggetto del mio lavoro di tesi, però per quanto riguarda il rettilineo, tutti i piloti hanno confermato che la decelerazione era quella giusta di 0,5G,
e hanno mantenuto tutto il controllo, ecco, per tutti è sembrato un sistema utile, mentre per le altre manovre ci sono stati più dubbi, quindi sviluppi futuri, per sviluppi futuri bisognerebbe studiare anche le altre manovre che sono stati comunque acquisiti dati. Bene, ringrazio Giovanni anche per le domande e le risposte dei colleghi. Se non ci sono ulteriori interventi da parte dei membri della Commissione, possiamo anche in questo momento licenziarla temporaneamente e ci rivedremo più avanti, e possiamo quindi introdurre il prossimo candidato, che vedo già pronto, è Marco Cocci. A lui ho ceduto la possibilità di condividere cosa che sta già facendo, quindi è già pronto. Mi vedete? Sì, prego Marco, a lei può iniziare. Buongiorno, sono Marco Cocci. L'obiettivo di questo lavoro è stato quello di analizzare e ottimizzare un processo di carbonizzo in pezza, il quale elimina le impurità vegetali presenti nel tessuto di lana. Abbiamo analizzato un processo di carbonizzo presente in un'azienda tessile, abbiamo trovato vari miglioramenti da applicare a tale processo e creati modelli di simulazione. Infine è stata fatta una progettazione preliminare dei progetti migliori. L'impianto carbonizzazione tessuti è presente nell'azienda Carbonizzo Cocci SRL. Le fasi che compongono tale lavorazione sono una prima impregnazione con acido solforico del tessuto di lana, una successiva spremitura meccanica, una fase di asciugatura, una di carbonizzazione delle parti vegetali presenti nel tessuto, una di battitura a secco che serve per rimuovere il materiale carbonizzato dal tessuto, e una fase di lavaggio, cioè disacidatura del tessuto di lana. Gli obiettivi di questa tesi sono stati quelli di ridurre i costi di lavorazione, aumentare la competitività di tale azienda, migliorare la qualità del tessuto lavorato e aumentare la produttività, ridurre i consumi elettrici di gas metano, ma anche quelli idrici e di acido. Sono state verificate delle soluzioni tecniche come un maggior riempimento, uso di sistemi di rigenerazione, cogenerazione e sistemi di irraggiamento. Per ottimizzare tale processo, il primo passo è stato quello di identificare nuove soluzioni attraverso un'approfondita ricerca bibliografica. Sono stati rilevati i dati di processo, studiati possibili miglioramenti creando modelli e simulazioni, analisi energetiche, ambientali ed economiche. È stata valutata l'integrazione nei vari sistemi e sono stati valutati se erano realmente validi o meno. È stata inoltre fatta una SWOT analysis per valutare i vantaggi, le opportunità, ma anche i rischi di pericoli di ciascuno di essi. Infine, del migliore, sono state fatte una riprogettazione. Come abbiamo già detto, tale lavorazione si compone una prima fase impregnazione, spremitura, essiccazione e carbonizzazione. Siamo andati a rilevare il contenuto di umidità nel tessuto di lana stoccato in magazzino dopo il processo di spremitura e dopo il processo di carbonizzo, in modo da rilevare il contenuto idrico all'interno del tessuto di lana. Siamo andati a rilevare i consumi elettrici di gas metano, ma anche la temperatura e la portata dei fumi esausti. È stato creato un modello di simulazione di tale processo. Possiamo vedere al diagramma Sankey che la gran parte dell'energia va dispersa nei fumi esausti. Inoltre è stato calcolato anche l'impatto ambientale di tale processo, che si attesta intorno ai 282 grammi CO2 ogni chilogrammo di tessuto lavorato. Abbiamo pensato di introdurre vari miglioramenti, il primo di questi è l'utilizzo della doppia incolzatura. Con la doppia incolzatura, con l'utilizzo di due cilindri folli, andiamo a aumentare il contenuto di tessuto all'interno dell'asciugante, migliorando così l'efficienza di questa.
sono stati calcolati tutti i dati termodinamici dopo tale modifica, possiamo vedere che abbiamo un aumento sostanziale di produzione del 63% con un aumento di circa 13 metri cubi ora di gas metano. È stato calcolato anche l'impatto ambientale derivante a tale modifica, che si avrà una riduzione di circa 86 grammi CO2 ogni chilogrammo di tessuto lavorato, e il payback di tale modifica si aggira intorno ai 2 mesi, in quanto il costo di tale modifica è relativamente molto basso. Poi abbiamo pensato di utilizzare un rigeneratore di calore per recuperare circa 122 kW termici dai fumi esausti per preriscaldare una parte dell'aria in ingresso al processo di carbonizzazione. Così si avrà una riduzione di circa 12 metri cubi ora di gas metano, con una riduzione di circa 36 grammi CO2 ogni chilogrammo di tessuto lavorato. Il payback in questo caso di tale investimento si aggira intorno ai 2 anni. Abbiamo pensato inoltre di utilizzare una turbina a gas da 100 kW elettrici in modo da coprire il fabbisogno elettrico del processo di carbonizzo e allo stesso momento riutilizzare completamente i fumi esausti nel processo di carbonizzo. Abbiamo pensato di utilizzarle nella prima camera del processo dove si ha più bisogno di energia termica. I fumi sono stati suddivisi nella parte superiore e inferiore di tale macchinario in modo che il macchinario stesso possa anche parzializzare. Sono stati calcolati tutti i punti termodinamici della turbina e dell'accoppiamento con il macchinario. In questo caso si avrà una riduzione di circa 19 grammi CO2 ogni chilogrammo tessuto lavorato e il payback si avrà in circa 2 anni. Un'altra modifica è l'utilizzo di una pompa di calore per raffreddare la vasca di impregnazione. Come possiamo vedere, raffreddando la vasca di impregnazione si riduce di circa il 31% il contenuto di acido nel tessuto di lana e così si riduce di circa 7 metri cubi ora il consumo di acqua di lavaggio. Pensiamo a utilizzare proprio la pompa di calore in modo tale da raffreddare la vasca di impregnazione e allo stesso tempo riscaldare una parte dell'aria in ingresso al processo di carbonizzo, così da ridurre circa 2 metri cubi ora di gas metano e aumenti 4 kW elettrici. In questo caso si avrà una riduzione di circa 5 grammi CO2 ogni chilogrammo di tessuto lavorato e il payback anche in questo caso si avrà in circa 2 anni. Un'altra modifica che abbiamo pensato utilizzare è il macchinario a radiofrequenza. Tale macchinario è molto efficiente in quanto il calore viene generato direttamente sul tessuto di lana e non come in processo tradizionale dove viene scaldato un'enorme quantità di aria. Così si avrà una notevole riduzione dei consumi di gas metano, ma un aumento dei consumi di energia elettrica. Una proprietà di tale sistema è che il tessuto di lana e il materiale vegetali hanno coefficienti di permeabilità relativa differenti tra di loro. Questo consente di avere temperature del tessuto e del materiale vegetale completamente differenti. Quindi il materiale vegetale arriverà a temperature di carbonizzazione, mentre il tessuto di lana rimarrà a temperature nettamente inferiori. Così si evita di sovraessiccare la fibra, si mantiene le caratteristiche meccaniche e temperature inferiori di processo. La redditività di tale investimento è negativa a 10 anni e il payback in questo caso si avrà soltanto in 18 anni. Però con tale modifica si avrà una notevole riduzione di circa 200 grammi CO2 ogni chilogrammo tessuto lavorato. Abbiamo pensato di utilizzare il macchinario a radiofrequenza con il macchinario ASIS, cioè il macchinario ASIS per preasciugare il tessuto e il macchinario per radiofrequenza per carbonizzare. Quindi nel primo caso possiamo vedere che abbiamo un notevole aumento di produttività con un aumento dei consumi sostanziali dei consumi elettrici. Nell'ipotesi 2 abbiamo supposto di utilizzare la doppia incorsatura. In questo caso abbiamo un notevole ancora aumento di produzione, ma anche aumenti di consumi di gas metano e di energia elettrica. Nell'ipotesi 3 abbiamo supposto di fare cogenerazione con una turbina a gas in modo da abbattere i consumi di energia elettrica. Possiamo vedere un notevole abbattimento dei consumi di energia elettrica, però un incremento dei consumi di gas metano.
Nell'ipotesi 4 e 5 abbiamo supposto di ridurre la portata dei fumi a 1,3 kg al secondo e aumentando il titolo di questi di circa 90 g di vapore ogni chilogrammo che sono lavorato. E il payback, possiamo vedere che si avrà una notevole riduzione dei consumi di gas metano, però nell'ipotesi 4 abbiamo sempre un elevato consumo di energia elettrica. Possiamo vedere nell'ipotesi 5, facendo cogenerazione a una turbina a gas, si avrà una riduzione di circa 48% dei consumi elettrici con una riduzione del 20% dei consumi gas metano. In questo caso si avrà una riduzione di circa 227 grammi CO2 al chilogrammo su lavorato e il payback di molti sistemi analizzati è inferiore a un anno, che è molto interessante dal punto di vista economico. I processi di carbonizzo generalmente hanno un range di lavoro che va da 4,5 megajoule al chilogrammo fino a 20,9 megajoule ogni chilogrammo tessuto lavorato. Il processo in esame, ASIS, siamo intorno a 7 megajoule ogni chilogrammo tessuto lavorato, mentre il nostro sistema ottimizzato con radiofrequenza, doppia incorsatura, turbina a gas, siamo intorno a 0,35. Tale sistema consente di avere un maggior risparmio economico mensile e un maggiore risparmio di CO2. Come abbiamo già detto, ha un ridotto consumo di gas metano e un ridotto consumo elettrico. Ha un processo nettamente più efficiente in quanto evita di sovrasseccare il tessuto di lana, migliora la qualità del tessuto carbonizzato e ha una notevole produttività, ma anche delle debolezze e dei rischi come l'elevato costo di investimento e i rischi di incendio se il sistema non è ben calibrato dovuto all'elevata tensione in gioco. Infine siamo arrivati alla riprogettazione del macchinario. Come possiamo vedere, la modifica che è stata fatta con la doppia incorsatura, possiamo vedere il modello CAD realizzato e l'incorsatura con il tessuto dopo tale modifica. Tale modifica è stata realmente effettuata sul macchinario in esame. Possiamo vedere che abbiamo rilevato sia i consumi di gas metano che di energia elettrica dopo tale modifica. Infatti l'errore rispetto a quello calcolato è inferiore al 2%. Poi possiamo vedere la riprogettazione del macchinario a radiofrequenza applicato al macchinario ASIS. Quindi possiamo vedere come anche qui abbiamo utilizzato la doppia incorsatura per massimizzare il contenuto di tessuto tra le antenne in modo tale da avere la produzione prevista precedentemente e allo stesso tempo ridurre gli ingombri del macchinario. Possiamo vedere come è stato pensato di posizionare nel layout aziendale, possiamo vedere di color giallo. Quindi sono stati analizzati vari sistemi per diminuire il consumo elettrico, ma anche il gas metano, l'impatto ambientale, i consumi di acqua e di acido del processo e dei sistemi per preservare le caratteristiche del tessuto di lana come l'utilizzo della radiofrequenza. Molti sistemi analizzati hanno un payback inferiore ad un anno e sono molto interessanti dal punto di vista economico. Sono stati progettati sistemi più convenienti e verificati sperimentalmente come la doppia incorsatura. Ulteriori sviluppi potrebbero essere il riutilizzo dei rifiuti di processo come filtri per assorbire gli ioni metallici. Un altro è preventivi più dettagliati per turbine a gas e pompa di calore, in quanto sono soltanto bibliografici, mentre per radiofrequenza sono già disponibili. Inoltre necessita della verifica della direttiva macchine, ricertificazione dell'impianto secondo normative CE. Questo elaborato di tesi sarà oggetto di un articolo che verrà presentato in conferenza internazionale che tratta dell'energia e del risparmio energetico. Io con questo ho concluso e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie, ringrazio Marco Cocci per la sua presentazione e anche in questo caso chiedo ai membri della commissione se hanno domande in merito. Io avrei una curiosità, se è possibile. Oh, no, certo. Sì. Cioè, a me io ho provato grande interesse nel sentirlo, perché mi piacciono i tessuti, capire bene il processo è veramente interessante. Ma la cosa che mi chiedevo è, c'è una qualche fluttuazione nelle stime che lei ha fornito
dovuta alla qualità della lana, cioè al tipo di lana che è coinvolta nel processo? Allora, le prove per verificare l'errore è stato valutato sempre lo stesso articolo e lo stesso tipologia di tessuto, in modo tale da avere dati confrontabili tra di loro. Se si andasse a utilizzare un'altra tipologia di tessuto, quindi un'altra pesantezza, si otterrebbero dati differenti, e quindi per verificare l'errore rispetto a quello calcolato è stato utilizzato sostanzialmente lo stesso articolo, in modo tale da avere un riscontro, avere un errore minore in quanto si utilizza sempre lo stesso articolo. La ringrazio. Quindi forse questo potrebbe essere oggetto di un ulteriore approfondimento, quello che le chiedeva magari il professor Mariano. Potrebbe sì, essere un sviluppo futuro del lavoro. Utilizzo di diverse tipologie di tessuti, si avrà sia differenti produzioni che diversi consumi di gas metano, in quanto tessuti molto più pesanti si avrà in questo caso produzioni nettamente inferiori rispetto a quelli calcolati con un determinato articolo e consumo di gas metano differenti. Quindi ogni articolo, il macchinario si adegua la velocità e il consumo di gas metano, quindi l'energia richiesta e la produzione. Quindi il macchinario è idoneo a trattare anche materiali diversi, però adattando il processo produttivo in termini soprattutto di velocità, se ben capisco, e quindi giocando poi anche cioè avendo un effetto sui consumi. Sì, comunque è sempre tessuto di lana, in quanto altri articoli non sono adeguati per tale processo. No, ovviamente rimanendo sempre nei tessuti di lana, certo, questo era chiaro. Ci sono altri interventi, altre domande? No? Bene, quindi anche per il momento anche Marco Cocci si può accomodare, ha terminato la sua presentazione. Proseguiamo con il prossimo candidato, che è Giacomo Gudini, al quale cedo il controllo affinché possa presentare alla Commissione il suo elaborato. Salve, buongiorno. Ok. Prego Giacomo. Sì. Salve, buongiorno, io sono Giacomo Gudini e vi presento lo studio comparativo dei protocolli di prova per test sperimentali di motocicli. Secondo l'ultima rilevazione dei dati ISTAT avvenuta nel 2019, le vittime totali su strada nel decennio 2010-2019 hanno avuto una riduzione del 22,9%. Se invece analizziamo questi dati suddivisi per categorie, le vittime tra i motociclisti hanno avuto una riduzione sicuramente meno marcata nel biennio 2018-2019, con un incremento dell'1,6%. Nel 1997 in Svezia nasce una nuova visione progettuale chiamata Vision Zero. Questa visione considera inaccettabile che a causa del trasporto su strada vi sia anche solo una vittima o un ferito grave. Quindi lo sviluppo e la diffusione di sistemi di assistenza alla guida ci permetterà sicuramente di aiutarci a raggiungere questo obiettivo. E sarà anche necessario però che i protocolli di prova siano sia robusti che affidabili, cosa che però purtroppo adesso non è così. L'obiettivo del nostro lavoro sarà quello quindi di individuare punti di forza e criticità di una selezione di protocolli di prova che ci permetteranno di delineare delle raccomandazioni di carattere generale. Suddette raccomandazioni a loro volta ci permetteranno di migliorare la stesura dei futuri protocolli, di stabilire un insieme di parametri di tipo standardizzato
e di aumentare la comparabilità degli studi. Il nostro lavoro si basa sull'analisi che è stata utilizzata nell'articolo A Systematic Review of Human Factor Research in Driving Automation di Frison, pubblicato nel 2020. In questo lavoro di Frison è stata effettuata una comparazione di diversi protocolli di prova attraverso un'analisi sistematica e standardizzata, quindi ripetibile. Successivamente poi è stato creato un database. Nel nostro lavoro invece inizialmente è stata effettuata una selezione di vari articoli, poi una lettura e un'analisi di tipo approfondito e una creazione di file di testo, uno per ciascun articolo selezionato, contenente le informazioni che ho reputato di maggior rilievo. Quindi il titolo, l'abstract, l'anno di pubblicazione, gli autori dello studio, il tipo di pubblicazione, che può essere, se è stato pubblicato in una rivista o presentato a una conferenza, il tipo di utente di interesse dello studio, ovvero guidatore, passeggero o utente esterno, il tipo di strada analizzata, che può essere urbana, extraurbana, autostradale o rurale, il tipo di studio, che può essere suddiviso in laboratorio, tracciato o strada reale, la rappresentazione dell'automatismo del veicolo, che a sua volta può essere veicolo reale, simulatore o Wizard of Oz, che è quando l'attivazione avviene attraverso un'azione manuale, la durata dello studio, che può essere singola sessione, uno studio a breve termine o uno studio a lungo termine, il tipo di ricerca effettuata, che quindi può essere lo sviluppo del metodo, lo sviluppo del modello o lo sviluppo di entrambi, se lo studio ha avuto un'approvazione della commissione etica e le informazioni dei partecipanti allo studio, ovvero il loro numero, la loro età media, l'esperienza media e se sono interni o esterni al gruppo di ricerca stesso. Oltre a questi dati abbiamo raccolto altre tre tipologie di categorie di dati, che sono i costrutti, che sono il tema di investigazione dello studio, il metodo di raccolta di dati e i parametri, che sono i dati raccolti. Per quanto riguarda il costrutto, per evitare interpretazioni soggettive, sono stati raccolti solo quelli esplicitamente menzionati dagli autori. Con queste tre categorie abbiamo poi successivamente ricreato un database che, come possiamo vedere dalla slide, è suddiviso nei vari costrutti. Quindi per ogni costrutto ho indicato i vari metodi di raccolta di dati che lo indagano e i relativi parametri. Quindi questo studio nasce dalla selezione di 15 articoli, di cui 11 sono risultati essere appartenenti al gruppo Moving dell'Università di Firenze e 4 di gruppi di ricerca stranieri. Tutti gli articoli sono però inerenti a test sperimentali di motocicli. Riporto adesso i risultati di maggiore interesse, tra cui la rappresentazione dell'automazione del veicolo, che come possiamo vedere dal grafico, soltanto in 3 casi su 15 è risultato che il simulatore è stato utilizzato in ausilio ad un altro metodo. Nello specifico, in un caso in ausilio al veicolo reale e in 2 casi in ausilio al Wizard of Oz. Vorrei specificare però che in 2 casi, in entrambi i casi dell'uso del simulatore in ausilio al Wizard of Oz, però provengono da studi stranieri. Per quanto riguarda l'esperienza media, possiamo vedere dal grafico che non abbiamo riscontrato casi in cui fosse analizzato un campione di soggetti partecipanti con esperienza media di livello basso, ma il vero problema che è emerso da questa analisi è quello che non esiste una definizione univoca di esperienza, in quanto noi abbiamo riscontrato 6 differenti criteri di valutazione dell'esperienza, che variano dal chilometraggio annuo medio di un soggetto agli anni dal conseguimento della patente, alla stima del chilometraggio totale dal conseguimento della patente, alla frequenza di utilizzo settimanale di un determinato veicolo, a una valutazione soggettiva dell'esperienza, a un utilizzo professionale o meno che si ha di un veicolo. Per quanto riguarda invece il database dei costrutti, riporto il caso del costrutto controllability, che come possiamo vedere dalla slide, nella prima colonna ho riportato i metodi di raccolta dei dati che lo indagano. Nello specifico è stato utilizzato per questo costrutto la driving performance, che è l'utilizzo di apposita sensoristica applicata al guidatore
o al veicolo per ben 4 volte, per 2 volte attraverso l'osservazione diretta, una attraverso l'elettromiografia e una attraverso un questionario di tipo autodefinito dal gruppo di ricerca di tipo non standardizzato. Successivamente, una volta terminata la creazione del database, ho effettuato una comparazione di tutti i dati raccolti che mi ha permesso di individuare delle indicazioni di tipo progettuale. Queste indicazioni sono state a loro volta suddivise nelle varie fasi alle quali sono state rivolte, ovvero in fase di stesura del protocollo, in fase di creazione dell'esperimento vero e proprio e in fase di scrittura dell'articolo. In fase di stesura del protocollo, sarà in fase di stesura del protocollo, si consiglia di definire l'esperienza in maniera univoca, inoltre si consiglia di richiedere di investire maggiore tempo nell'approvazione etica, in quanto uno studio con approvazione etica acquisisce sicuramente maggiore validità a livello internazionale, inoltre si consiglia di investigare in maniera più chiara il tema di indicare in maniera più chiara il tema di investigazione. Per quanto riguarda invece la creazione dell'esperimento vero e proprio, pur comprendendo che richiedono maggiori costi e risorse, sarebbe interessante prendere in considerazione anche studi con durata maggiore, con un più ampio numero di partecipanti e con il simulatore un maggiore utilizzo del simulatore in ausilio ad altri metodi. Quest'ultimo punto è molto importante in quanto l'utilizzo del simulatore permette di evitare eventuali rischi e inoltre permette di indagare anche situazioni più rischiose o difficilmente riproducibili nella vita reale. Inoltre, si auspica anche un possibile utilizzo di un campione di soggetti partecipanti con esperienza o età media-basse, in quanto oltre al fatto che non sono stati indagati campioni di soggetti di questo tipo, ricordiamoci che sono anche i soggetti della strada più a rischio. Per quanto riguarda invece la fase della scrittura dell'articolo, vorrei anche consigliare che si dovrebbe indicare con maggiore attenzione la provenienza dei partecipanti, la loro età media, elencare la strumentazione realmente utilizzata, specificare quali parametri sono stati poi concretamente acquisiti dall'analisi e quali domande sono state poste ai soggetti partecipanti attraverso i questionari o le interviste. Riporto adesso uno studio applicativo delle indicazioni appena descritte con l'analisi dell'articolo Coordination Patterns in Arm versus Body Steering Strategies in Free Slalom on a Motorcycle di Nagent, pubblicato nel 2020. Questo è uno dei 15 articoli che ho selezionato che, come possiamo vedere dai dati che ho riportato, non ha un'approvazione etica, ha un solo partecipante, non ha l'età del partecipante non è riportata e l'esperienza è stata autodefinita come valore alto, senza nessun altro dato a sostegno di questo. Inoltre, la strumentazione è utilizzata attraverso una comparazione di tutti i dati degli altri articoli, risulta che una totale assenza di appositi sensori al manubrio, quali quello del gas, quello del freno, quello della frizione, quello dell'angolo di sterzo e della coppia di sterzo e i sensori di pressione alle pedane. Sensori che però tipicamente sono utilizzati in studi di questo tipo. Tutto questo ragionamento ci fa dire che questo studio, ad esempio, non è così robusto come uno possa pensare. In conclusione, questo studio comparativo nasce dalla necessità di sviluppare sistemi automatici di assistenza alla guida e dalla mancanza di direttive nella stesura dei protocolli di prova. Questo studio comparativo è stato suddiviso in 3 macrofasi, che partono dalla selezione degli articoli e dalla scelta delle categorie di comparazione, per poi passare a una catalogazione di parametri e a una creazione di vari database. Infine è stata effettuata una comparazione di dati che ci ha permesso di delineare delle criticità e delle linee guida, che renderanno i futuri protocolli sicuramente più confrontabili, più affidabili e più robusti. In futuro sarà possibile arricchire la ricerca con un numero maggiore di articoli. Sarà possibile applicare questa analisi magari a protocolli per autoveicoli oppure stilare un protocollo di prova di carattere generale. Io ho terminato, grazie per la vostra attenzione. Grazie, ringrazio Giacomo Gudini.
per aver presentato il suo lavoro e chiedo ai colleghi, membri della Commissione, se hanno delle domande per il candidato o anche dei commenti sulla sua attività. Io avrei una curiosità relativamente alla fase 1. Sì. Ho notato appunto quindi lo studio degli articoli, un numero molto limitato comunque di articoli che sono stati presi in considerazione, soprattutto visto solo 4 articoli al di fuori di quello che insomma sono le attività svolte dal gruppo di ricerca. Volevo capire il motivo, nel senso c'è poca letteratura relativamente a questo tipo di aspetto, perché lo sbilanciamento è abbastanza importante, cioè si rischia di fare un po' un'analisi autoreferenziale, no? Alla fine, volevo capire un attimo questo. L'intento di questo studio era principalmente quello di analizzare i protocolli del gruppo di ricerca Moving, sì, inizialmente. In un secondo momento è stato deciso di implementarlo anche con alcuni articoli di gruppi di ricerca stranieri per poter effettuare una comparazione anche all'interno di questi due gruppi per vedere magari se successivamente emergessero delle criticità all'interno di uno dei due gruppi di ricerca. Questo mi era chiaro, volevo capire se la scelta, diciamo, dei 4 articoli, cioè se c'è comunque una letteratura estesa per cui potevate andare ad estendere anche il numero di articoli extra, diciamo, gruppo di ricerca, oppure ecco, perché non fare un 11-11, tanto per intenderci, o comunque una comparazione più equilibrata da questo punto di vista? Allora, gli articoli che abbiamo deciso di selezionare tra quelli stranieri sono principalmente studi recenti, quindi dell'ultimo anno o dell'anno precedente, e in questi anni non c'è una letteratura enorme. Comunque sono emersi molti dati che hanno comunque contribuito alla creazione di database in modo sufficiente. Ecco, un'altra cosa mi interessava capire, avete valutato anche l'aspetto di geolocalizzazione di questi lavori oppure no, tra le varie? Allora, non è stato selezionato la nazione, ma sono stati indicati tutti le riviste o le conferenze nelle quali sono state pubblicate. È quello che abbiamo deciso che fosse quello il termine di paragone, non la nazione. Perché molte volte, ad esempio, si pubblica in Germania delle conferenze tedesche oppure in determinate riviste, in base al blasone della rivista o della conferenza. Sì, sì, no, questo è chiaro, però magari dagli autori si capisce qual è la nazione di provenienza, quindi forse ecco, poteva essere utile inserire anche questo aspetto. Comunque, complimenti. Per un lavoro futuro sarà. Grazie. La ringrazio. Grazie anche da parte mia, sia per le domande che per le risposte. Se non altre richieste di intervento da parte dei membri della Commissione, ringrazio il candidato che per il momento si può accomodare e passiamo alla candidata successiva, che è Viola Pagliazzi, alla quale cedo il controllo e la invito ad accendere la telecamera. Appeso la videocamera, penso si veda, giusto? Sì, adesso la vediamo, Viola, la vediamo e vediamo anche la sua presentazione, quindi può iniziare, grazie. Ok, buongiorno a tutti, sono Viola Pagliazzi ed ho sviluppato un modello di simulazione di sistemi di trazione ferroviaria basato su fuel cell. Questa attività, concordata con il partner industriale Italrail, prevedeva di riuscire a riprodurre e a simulare tutti quelli che sono i principali aspetti necessari per riprodurre una dinamica longitudinale precisa, un'analisi di possibili tracciati e diversi modelli di virtual driver, includendo il consumo dei servizi ausiliari e delle fuel cell. A seguito di studi su diversi scenari, anche un'ottimizzazione del sizing e delle performance del sistema,
includendo un modello di invecchiamento dei componenti. Da questo si ottiene un gran numero di scenari, come è possibile vedere. Bisogna conoscere quelli che sono i dati più rilevanti. Per questa analisi sono partita da uno studio dello stato dell'arte delle soluzioni esistenti, quindi evidenziando le potenzialità dei prototipi e dei prodotti a riguardo della tecnologia delle fuel cell, in realtà tutte a membrana polimerica, delle batterie e della pressione di stoccaggio dell'idrogeno. A seguito di questa analisi, insieme ad Hitachi, abbiamo concordato le specifiche di un convoglio tipo, che in realtà è definito in un intervallo di valori, poiché abbiamo un intervallo di prestazioni di trazione e un intervallo di possibili configurazioni e composizioni da poter analizzare. Lo scopo del modello è quello di riuscire a riprodurre realisticamente il profilo di emissione del treno. Per questo siamo partiti da un preprocesso che genera i profili di emissione che sono compatibili con quelli che sono i vincoli normativi di comfort longitudinale e di rango di linea e che concorrono a definire un doppio anello in retroazione composto da una parte di controllo predittiva che si limita a predire quella che è l'inerzia del treno. Così si ottiene un controllo meno nervoso e meno affetto da quelli che sono i problemi di instabilità. Si ottengono quindi gli sforzi di trazione effettivamente erogati che devono essere saturati rispetto alle caratteristiche delle apparecchiature di bordo dell'impianto frenante e del blending, quindi degli azionamenti. Ottenuto quindi lo sforzo longitudinale, viene elaborato da un modello della dinamica longitudinale che riproduce la cinematica del treno come un sistema 1D. Per quanto riguarda i componenti che compongono il power pack, ho valutato la fuel cell in forma di relazioni tabulari che permettono di vedere la potenza, l'efficienza e il consumo dell'idrogeno. E per quanto riguarda la batteria, è stata modellata come un classico schema di generatore di tensione ideale con impedenza in serie. Quindi per entrambi i componenti abbiamo un modello prestazionale e un modello di invecchiamento, che per quanto riguarda la fuel cell è basato sullo spettro della corrente e della tensione di carico e per la batteria sull'ampere throughput. Abbiamo modellato un sistema di serie, che in genere è composto da due approcci che noi abbiamo sviluppato separatamente in due logiche. Un approccio ad inseguimento di carico, dove la fuel cell insegue il profilo di prestazioni e la batteria compensa quelli che sono i limiti di ampiezza e di dinamica della fuel cell. E un secondo approccio, il range extender, dove la fuel cell insegue uno stato di carica cercando di mantenere la batteria in un range di stato di carica ammissibile. Quindi queste due logiche sono state descritte separatamente per confrontarle. Nelle simulazioni abbiamo adottato due possibili composizioni dello stesso convoglio, 3 e 4 casse, ed entrambe presentano due livelli di prestazioni, alte o basse. Inoltre le simulazioni sono state analizzate su due tracciati, uno in nominal case e uno in worst case su una linea più pesante, analizzando entrambe le logiche di gestione della potenza. Così abbiamo ottenuto un gran numero di simulazioni. Abbiamo portato un aspetto preliminare di un sistema, quelli che sono riportati qua a sinistra, e ho evidenziato la relazione tra il grado di ibridazione del sistema e gli ingombri presi dei componenti, le potenze erogate e il consumo di idrogeno, così da riportare le potenzialità del modello. A seguito di un'analisi preliminare layout del sistema, insieme ad Hitachi abbiamo valutato quale poteva essere una possibile disposizione su un treno reale e una possibile scelta dei componenti reali. Di questo sistema ho riportato un esempio dei consumi su una linea. È stata inoltre svolta un'analisi di sensibilità del sizing del sistema rispetto alle pressioni di stoccaggio dell'idrogeno e al grado di ibridazione,
valutando un parametro misto di ingombro volumetrico e di peso, perché fondamentalmente poi i problemi erano due, gli spazi disponibili e il peso dei componenti da installare. È stata svolta anche un'analisi di sensibilità del sizing rispetto alla logica di gestione della potenza del range extender, in cui il modello itera su due valori, che sono poi i valori di calibrazione del range extender, valutando questa volta un parametro che riporta l'entità delle perdite a seguito della gestione dell'energia in gioco rispetto all'energia totale del sistema. Ho riportato dei risultati sull'invecchiamento dei componenti e possiamo vedere in questo grafico la vita attesa della batteria e della fuel cell rispetto al grado di ibridazione del sistema. Entrambi i valori sono stati scalati rispetto alla vita attesa minima dei componenti per ogni scenario e in questo grafico possiamo vedere che all'aumentare del grado di ibridazione abbiamo dei vantaggi limitati per quanto riguarda la fuel cell e dei grandi vantaggi per quanto riguarda invece la batteria. Va però anche sottolineato che la batteria ha un vantaggio sulla vita attesa, però sopra un certo livello del grado di ibridazione fornisce una potenza che è molto piccola rispetto alle prestazioni del sistema. Infine ho portato un grafico finale in cui si vede il parametro, indice degli ingombri del sistema in relazione alla potenza installata della batteria e della fuel cell, includendo anche tutti i vincoli progettuali concordati insieme al partner industriale, dei vincoli sull'autonomia della simulazione, sulla potenza necessaria per il completamento della missione ed inoltre un limite sui consumi della batteria in uno scenario di missione e infine un test di robustezza del sistema su una linea worst case. Possiamo vedere due soluzioni ottimali in questo grafico, una soluzione in rosso che è una soluzione ottimale assoluta e in verde una soluzione ottimale relativa considerando di installare il minor numero possibile di fuel cell a bordo. In realtà queste due soluzioni non sono molto diverse e questo ci permette di dire che siamo riusciti a trovare un range di soluzioni abbastanza limitato che sono ottimali sia dal punto di vista delle fuel cell, sia dal punto di vista degli ingombri realizzativi finali, dimostrando l'assoluto interesse e l'assoluta potenzialità di questo modello. In conclusione, ho realizzato un modello completo che permette di analizzare una grande varietà di situazioni, di dimensionamento e di scenari di utilizzo. Il modello riproduce una guida e dei profili di missione realistici, valutando l'utilizzo del range extender che aumenta la flessibilità e la vita dei componenti, a discapito però di una piccola perdita di efficienza. Inoltre viene sottolineata la correlazione tra la chimica della batteria scelta e il grado di ibridazione del sistema e tra l'efficienza della fuel cell e il consumo di idrogeno. La scelta del grado di ibridazione e la logica di gestione della potenza determina la vita dei componenti e la scelta della pressione di stoccaggio dell'idrogeno determina gli ingombri e i pesi. Una maggiore pressione chiaramente riduce gli ingombri ma aumenta i pesi. In uno sviluppo futuro di questa attività possiamo avere un livello di implementazione più elevato e un modello più dettagliato del sistema e si potrebbe anche prevedere una verifica sperimentale di prototipi del sistema o di eventuali sottosistemi. Grazie per l'attenzione. Grazie Viola per la presentazione del suo lavoro. Chiedo alla commissione, ai membri della commissione, se hanno delle domande per la candidata. Sì, prego, professor Savino, credo. Sì, complimenti per l'ottima presentazione e per il bellissimo lavoro. Le domando, nel commentare il suo lavoro,
quale ritiene sia il punto di maggiore incertezza rispetto agli interessanti risultati emersi, questi punti ottimali che poi ha mostrato nel grafico riassuntivo? Sicuramente un aspetto che deve essere preso in considerazione per la valutazione dei componenti è l'utilizzo di dati sperimentali proprio appropriati sulle fuel cell e i moduli fuel cell utilizzati, perché comunque diciamo abbiamo considerato dei moduli di fuel cell non dico di ultima generazione, ma comunque abbastanza recenti, di cui però ancora non avevamo i dati proprio precisi del costruttore, quindi sicuramente questo potrebbe essere un aspetto da valutare. E come sviluppo futuro, anche una valutazione dei pesi, degli ingombri effettivi del sistema, che sicuramente incidono su tutta la parte di simulazione del profilo di missione di resistenza al moto del sistema, e che se questo sistema arrivasse ad una riduzione dei pesi migliorerebbe sicuramente le prestazioni del convoglio. Grazie per la domanda. Sì, grazie. La ringrazio. Perché, Viola, perché la tratta Sassari-Cagliari rappresenta un worst case? Per farlo vedere subito. Il grafico, ecco qua, un worst case perché rispetto alla la linea Firenze-Siena abbiamo, che comunque affronta un profilo altimetrico molto più importante, e soprattutto in questo tratto qua si richiedono delle prestazioni elevate soprattutto sugli accumulatori, perché essendo quelli che compensano i limiti di ampiezza e di dinamica delle fuel cell, diciamo risultano un po' la parte più critica del sistema. Quindi è un problema di orografia del territorio, diciamo. Sì. Sostanzialmente. Sì, la ringrazio per la domanda. Prego. Non so se ci sono altre domande da parte dei membri della commissione. No, pare di no. Allora, grazie, ringrazio nuovamente la candidata che per il momento è congedata, e passiamo al prossimo candidato, che è Giacomo Pasqui, che invito ad attivare la sua telecamera e microfono, che credo telecamera che mi sente? Sì, dovrebbe essere in grado di condividere il suo schermo. Riesce a vedere lo schermo? No, per ora no. Allora, facciamolo. Adesso dovrebbe riuscire a vederlo. Adesso sta condividendo. Ecco qua. Sì, prego, se siamo pronti, può iniziare. Grazie. Buongiorno a tutti. Oggi vi presento il mio lavoro di tesi, che si basa su un'analisi comparativa di sistemi propulsivi innovativi per droni, in particolare per droni ad ala fissa. Qui sulla destra vediamo come ormai i droni siano una realtà in tantissimi settori, affermata. In questa presentazione vi introdurrò il mio lavoro a partire dagli obiettivi. Vi parlerò di SkyEye Systems, che è l'azienda con cui abbiamo collaborato, per poi passare in rassegna tutte le architetture propulsive studiate, la modellazione, l'analisi dei risultati e le conclusioni. L'obiettivo di questo lavoro è appunto quello di studiare varie architetture propulsive per UAV in collaborazione con SkyEye Systems, che è un'azienda che ha sviluppato un drone molto innovativo, il Rapier X25, di cui vi farò a breve. Le architetture proposte sono state modellate in ambiente Simulink, che è un software utilizzato sia in ambito accademico che aziendale. SkyEye Systems è un'azienda relativamente recente, nasce nel 2017 per sviluppare una famiglia di UAV compresa tra 25 e 50 kg. Come dicevo, sta sviluppando un drone molto innovativo, il Rapier X25, che è un drone relativamente leggero, con un peso massimo al decollo di 25 kg, ma dalle prestazioni di velivoli più pesanti, in particolare di velivoli collocabili nella fascia del tactical medium range. Il Rapier X25 è un sistema di propulsione basato su un motore a due tempi a iniezione elettronica, può atterrare e decollare anche in spazi circoscritti o con ostacoli,
ha un sistema di controllo robusto e resiliente ai cyberattacchi che lo rende particolarmente idoneo a missioni di tipo militare, ma anche di tipo civile. Può installare varie tipologie di payload in modo flessibile fino a raggiungere un'autonomia in base al payload installato di 24 ore. Il nostro lavoro parte da un velivolo basato appunto su RapidX-25, ma con un peso massimo a decollo di 35 kg. Questo permette di incrementare il peso disponibile per il sistema propulsivo senza rinunciare al payload. Il nostro lavoro parte dagli svantaggi intrinseci dei motori a combustione interna e di tutte le soluzioni che fanno uso esclusivo di questi, perché devono essere dimensionati per il controllo, per la salita, lavorando poi a basso carico durante tutta la fase di crociera. Sono rumorosi e quindi non si prestano bene per certi tipi di missione, per esempio certi tipi di missione sensibile come quelle militari, emettono anche calore e quindi questo li rende facilmente individuabili da camere a infrarossi. Inoltre, le emissioni derivanti dalla combustione non sono adatte a certi tipi di missione, per esempio quelle per il rilevamento di agenti inquinanti. A partire da queste problematiche abbiamo proposto quattro architetture propulsive, a partire da quella classica endotermica, presa come punto di partenza e di riferimento. Siamo poi passati a studiare la soluzione elettrica, che è una soluzione verso cui sta tendendo insomma il progresso tecnologico, per poi studiare le soluzioni ibride che si collocano nel mezzo tra la soluzione classica e quella del futuro. In particolare abbiamo analizzato l'ibrido serie e l'ibrido parallelo multielica. Qui vediamo le quattro architetture proposte, a partire da quella endotermica classica, con un'elica spingente accoppiata con un motore endotermico, quella elettrica, che ha sempre un'elica spingente accoppiata con un motore elettrico, la soluzione ibrido serie, che ha la stessa propulsione di quella elettrica, ma l'energia insomma, non è prelevata tutta dalle batterie, ma è in parte generata da un motore combustione interna che funziona come generatore, e poi abbiamo l'ibrido parallelo che ha una doppia elica, una spingente e una traente, rispettivamente azionate da un motore endotermico e da un motore elettrico. Il nostro lavoro parte da un'analisi preliminare di tutte le architetture prese in considerazione, a partire da un dimensionamento di massima, per vedere anche le potenze in gioco e scegliere i componenti. Abbiamo, temo, un problema di connessione con il candidato. Pasqui, ci sente? Vediamo se si riconnette. Sono Berzi, sono uno dei redattori. Certo, certo. Se purtroppo su queste cose non... No, avevo visto che anche quando abbiamo fatto il test avevo qualche problema. Ho visto... che l'immagine andava e veniva, però potete provare a chiamarlo, altrimenti dobbiamo... Sì, posso chiamarlo io? Sì. Grazie. Sì. Purtroppo queste sono delle situazioni che possono verificarsi naturalmente nella modalità a distanza e ne siamo consapevoli, non è la prima volta che capita. Mi spiace soprattutto per il candidato, ma recupereremo naturalmente. Altrimenti, ecco, intanto avviso Valente che se non il candidato Pasqui non riesce rapidamente a ricollegarsi, passeremo a lui alla successiva quindi presentazione, poi riprenderemo quando avrà risposto. Un momento, Giacomo. Ecco. Pronto? Sì. Purtroppo non, oltre a non sentirla, non vediamo neanche adesso, cioè rimane l'immagine, almeno io vedo l'immagine statica.
quindi non credo che riesca. Sì, è tutto bloccato. Non Adesso però forse si è ripristinato. Pasqui ci sente? Sì, ho parlato con Giacomo, non si era accorto che era andata via la connessione, quindi aveva parlato un altro po'. E se gli diamo un minuto, prova a ricollegarsi che ha riavviato la sua connessione. Quindi solo un altro minuto per cortesia. Può Sì, andare. certo. A lui ho dato un tempo limite oltre il quale non so Ma allora se. io sarei per, se siete d'accordo, così che si può riconnettere con più calma, sarei per passare al prossimo candidato e poi lo facciamo riprendere successivamente. Sì, va bene, va bene. va benissimo, Benissimo. grazie, Allora grazie. darei la parola a Guglielmo Valente, che è il prossimo candidato. Lo rendo presentatore intanto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Fatemi sapere appena vedete. Non ancora. Dovrei essere in condivisione, possibile. No, non vediamo noi. Guglielmo, quello schermo non l'ha condiviso. Ah, ok. Scusatemi, Sì, eccoci. adesso sì, adesso sì. Se Perfetto. puoi andare in modalità presentazione, per Sì. cortesia. Buongiorno a tutti, io sono Guglielmo Valente e sono qui per illustrarvi la mia tesi dal titolo Ottimizzazione della vita utile delle ruote ferroviarie. Questo lavoro nasce dalla volontà di realizzare una procedura numerica di accoppiamento ruota-rotaia per il calcolo della unicità equivalente, in accordo con la normativa europea pertinente, che è la EN15302. Avere una corretta stima di unicità equivalente delle sale di un veicolo è fondamentale nel momento in cui si riconosce questo parametro come giudice della instabilità di marcia di un veicolo ferroviario. Infatti, si dimostra che all'aumentare della conicità equivalente delle sale diminuisca la velocità critica del veicolo e quindi la minima velocità per cui si verificano fenomeni di instabilità. Inoltre, bisogna considerare che la conicità equivalente è un parametro che dipende esclusivamente dal contatto ruota-rotaia, quindi una qualsiasi variazione, una qualsiasi modifica delle superfici di isolamento ne determina una variazione, in particolare l'infossamento della tavola di rotolamento, come vedremo, è associato ad un aumento di conicità equivalente. E pertanto bisogna monitorare quello che è un eccessivo aumento di conicità equivalente per evitare che la velocità critica del veicolo si accordi con la velocità di esercizio. Proprio con questi fini di indagine, una volta validato e realizzato quello che è il codice appunto è stato utilizzato per il processamento dei profili ruota di due veicoli attualmente marcianti sulla linea C metropolitana di Roma, la cui gestione è affidata a ATAC SPA. Quindi abbiamo avuto a disposizione per una sperimentazione i profili ruota dei veicoli V2 e V10 della flotta presi a distanza di un anno l'una dall'altra. In particolare in questa sede andremo a vedere quelli che sono i risultati relativi al veicolo numero 2 preso come riferimento. Infatti andando a vedere l'acquisizione dei profili ruota del veicolo V2 a febbraio 2020, e sovrapponendo questi profili usurati percorsi 130.000 km, ciò a cui assistiamo è un forte infossamento della tavola di rotolamento al netto di una usura di bordino piuttosto contenuta. Quindi siamo in corrispondenza di un veicolo che sta sterzando piuttosto bene, ma consuma la tavola di rotolamento.
ad una asportazione di materiale dal cerchione coincide, diciamo, segue quello che è un aumento dei valori di unicità equivalente. Valori superiori a 0,4 in ambito ferroviario non sono ammissibili. Fortunatamente abbiamo a che fare con dei veicoli metropolitani, la cui velocità di esercizio non è assolutamente comparabile con una qualsiasi forma di trasporto ferroviario extraurbano, quindi regionale o alta velocità. Abbiamo quindi dei veicoli la cui bassa velocità di esercizio è un deterrente nella tutela a fenomeni di instabilità. Il fatto è che oltre al problema della stabilità, con un forte infossamento della tavola di regolamento, assistiamo a un aumento generale dello spessore di bordino della ruota, il che significa da un punto di vista della manutenzione che il gestore del rotabile deve monitorare lo spessore di bordino delle ruote non superi un valore limite di sicurezza imposto dalla normativa di manutenzione delle sale montate di 33 mm, partendo da un valore nominale di 32,5. Quindi nel momento in cui la ruota si usura, infossa e presenta uno spessore di bordino superiore a 33 mm, bisogna necessariamente riprofilare la ruota, ripristinare il profilo originale. Quindi possiamo vedere dall'istogramma in basso che le ruote di tutte le sale del veicolo V2 a febbraio 2020 presentano spessore di bordino superiore al limite di sicurezza e quindi secondo la normativa e per legge in ambito ferroviario quindi bisogna ripristinarne il profilo originale, cosa che è comunque in linea con il piano di manutenzione di ATAC S.p.A. Quindi possiamo capire come al deposito dei graniti di Roma si ritrovino a tornire le 48 ruote dei 14 treni della flotta ogni 130.000 km, quindi annualmente. E indipendentemente dai costi di manutenzione legati a un processo di manutenzione come la fornitura, il vero dato è che per ripristinare il profilo originale della sala si ritrovano a asportare 8 mm sul diametro. Se noi consideriamo delle ruote con diametro iniziale di 860 mm e un diametro ultimo disponibile di 800 mm, capiamo come queste ruote non arrivino al milione di chilometri, perché arrivano prima all'ultimo diametro disponibile. Quindi, volendo ottimizzare tutto questo meccanismo, il che significa appunto dimenticarsi il tornio in fossa per qualche anno, l'idea piuttosto semplice, di cui non mi prendo il merito, è l'adozione di un profilo ripristinato con spessore di bordino minore, in maniera da modificare quella che è la meccanica del contatto e l'usura che ne deriva. Quindi si parte da profili ripristinati con spessore di bordino 32,5, che è un valore tipico in ambito ferroviario, a profili ripristinati con spessore di bordino 35 mm per il V10 e addirittura 28,5 mm per il V2, che ormai abbiamo preso come riferimento in questa serie. Andando infatti nuovamente a vedere quella la sovrapposizione dei profili usurati a gennaio 2021, quindi percorsi 140.000 km con questo nuovo profilo, vediamo un meccanismo di usura completamente differente a quello visto a febbraio 2020, con un'usura che si distribuisce omogeneamente su tutta lo spessore del cerchione e un infossamento della tavola di regolamento pressoché assente. Questi sono profili a bassa unicità equivalente. Lo si vede da un'usura di bordino leggermente maggiore. Abbiamo un veicolo adesso che magari sta spezzando in maniera leggermente peggiore, ma è sicuramente più stabile. Andando a vedere infatti l'andamento dell'infossamento e della unicità equivalente, a gennaio 2021 si assiste non solo a un abbattimento di quello che è l'infossamento su tutte le ruote del veicolo, ma anche una drastica riduzione di unicità equivalente di tutte le sale, con quindi dei benefici in termini di stabilità. Chiaramente, a mio modo di vedere, quello che è il risultato maggiore è che non essendoci infossamento della tavola di regolamento abbiamo invertito quello che è il trend di usura. Infatti, in assenza di infossamento abbiamo che le dimensioni delle quote di bordino tendono effettivamente a diminuire
tendono con l'usura tendono a diminuire, cosa non accadeva prima perché il sistema di riferimento rispetto al quale andiamo a misurare le quote è in corrispondenza della tavola. Il che significa che da un punto di vista della manutenzione il gestore deve garantire che lo spessore di bordino non raggiunga la quota limite di 22 mm adesso. Quindi si stima che considerando quello è lo spessore di bordino medio rapportato al milione di chilometri, il raggiungimento di questa quota limite di sicurezza avvenga superati 2 milioni di chilometri. In altre parole, secondo quella che è la normativa di manutenzione di sale montate, queste ruote possono viaggiare per più di 2 milioni di chilometri senza essere rifornite e soprattutto, raggiunta la necessità appunto di una riprofilatura, si stima sempre attraverso l'usura di bordino che la profondità di passata raggiunti 2 milioni di chilometri sia di 24 mm. Ricordandoci di un margine sul diametro di 60 mm, vediamo che dopo 2 milioni di chilometri siamo arrivati di fatto a metà della vita utile di queste ruote. Venendo a una conclusione di questa sperimentazione, è chiaro che allora vediamo che dall'adozione di un profilo con spessore di bordino minore, oltre a una riduzione di conicità equivalente e quindi una maggiore stabilità da parte del veicolo, noi assistiamo a una potenziale rivoluzione della manutenzione di sale montate in un veicolo, in quanto abbiamo una dilatazione estrema, eventuale, chiaramente, di quelle che sono gli interventi manutentivi di fornitura. Ora, sono d'accordo sul fatto che una sperimentazione di questo tipo, basata su due veicoli, e soprattutto del V10 non abbiamo nemmeno la possibilità di vedere i risultati, ma sicuro che rispettano il trend. Quindi una sperimentazione di questo tipo non può individuare quelle che sono le cadenze manutentive, né stabilire un qualsiasi piano di manutenzione. Motivo per il quale in ATAC SPA, nel momento in cui i veicoli avranno raggiunto un numero di chilometri idonei, partirà una sperimentazione del tutto analoga a questa, volta a raccogliere i dati di 6 treni torniti con spessore di bordino 35 e altrettanti torniti con spessore di bordino 28,5, e destinata a durare fin tanto che non verrà individuato un piano manutentivo in grado di approfittare della potenzialità di questi profili. Venendo velocemente a quello che è il codice che ci ha permesso di condurre questa sperimentazione dal calcolo delle dimensioni di bordino fino al calcolo della conicità equivalente, quindi in fase di cucina abbiamo realizzato quella una procedura numerica di accoppiamento con Tartaglia che si distingue da una qualsiasi procedura implementata dai software di utilizzo ferroviario nelle metodologie di calcolo del radial strain index, che è la capacità sterzante da parte del contatto del profilo, e soprattutto della conicità equivalente. Infatti la normativa pertinente per il calcolo della conicità equivalente è la N15302, consiglia alcuni metodi di integrazione numerica dell'equazione differenziale che governa il moto cinematico della sala. Tuttavia noi ci siamo chiesti il perché si debba andare a integrare numericamente un'equazione differenziale di cui conosciamo la soluzione in forma chiusa. Sappiamo che è una forma armonica. Quindi ci siamo premessi di risolvere questa equazione differenziale in seconda chiusa per ricavare un'unicità equivalente, sulla base del fatto che nel momento in cui io apro uno spostamento iniziale alla sala montata, questa si muoverà di un moto periodico che corrisponde al moto cinematico della sala reale accoppiata con la rotaia reale. Se poi io ripeto iterativamente questa procedura andando a variare gli spostamenti iniziali, ottengo una famiglia di moti periodici la cui lunghezza d'onda e ampiezza ci permette di cavare i relativi valori di conicità equivalente. Per ciascuna onda, io quindi onda periodica, attraverso la lunghezza d'onda mi ricavo la conicità equivalente mediante la formula e plottandola contro l'ampiezza ne ottengo l'andamento. Il valore di interesse, riportato anche nella sperimentazione, è il valore della conicità equivalente a 3 mm. Infine, per poter validare quello che è il nostro processo di calcolo,
La norma propone alcuni profili noti a priori che permettono di realizzare una sorta di confronto in accordo con una procedura di benchmark assessment. Quindi, indipendentemente dalla strada numerica che uno decide di intraprendere, l'importante è che i risultati rientrino all'interno delle tolleranze proposte alla norma. Come possiamo vedere, nei nostri casi, per i profili proposti di benchmark, i risultati rispettano queste normative, sono abbastanza soddisfatti, soprattutto andando ad aumentare e a diminuire quello è lo step di risoluzione, non otteniamo grosse variazioni in tempi di calcolo e in tempi di errore. Quindi, come procedura di formulazione in forma chiusa, si è rivelata soddisfacente. Con questo chiudo veramente, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, ringrazio il candidato Guglielmo Valente e apro la discussione a... In particolare chiedo ai colleghi se hanno delle domande per il candidato. Ma io avrei una domanda. Se... Prego, professor Mariano. In questa struttura dove lei ha operato, quindi l'ATAC, o connessa con l'ATAC, si è pensato di sfruttare per le ruote rivestimenti basati su quasi cristalli che sono leghe a base di alluminio, poi ci sono manganese, ferro in varie percentuali, perché hanno una particolare resistenza all'usura. Già nel 2011 ci sono stati fatti dei brevetti per proteggere oggetti che potevano avere usura da strisciamento anche con una forma di vernici dove è stato messo dentro del quasi cristallo, ma hanno durezze di Vickers che sono superiori a 500, arrivano oltre 800, cose del genere. Perfetto, la ringrazio. E questo potrebbe in qualche modo evitare di fare profili ripristinati e tutto, perché avete una cosa che ha una vita molto molto più lunga. Ringrazio professore per la domanda. La risposta per cui praticamente le ruote le ruote ferroviarie sono realizzate in un acciaio C50 piuttosto dolce, è perché le ruote sono l'elemento sacrificabile del contatto rotario-taglia. Cioè, tra la ruota non può essere fatta troppo dura, perché altrimenti si andrebbe a usurare quella che è fondamentalmente la rotaia. Si può capire che è più semplice andare a sostituire una ruota ferroviaria, che è vero che è calettata a freddo a caldo, quindi non è che sia banale, però piuttosto che andare a sostituire tutta l'infrastruttura ferroviaria. D'altra parte, anche le rotaie non possono essere realizzate con trattamenti termici di acciaio per renderle eccessivamente dure, perché altrimenti poi abbiamo il problema della fatica da contatto volventi. Quindi è comunque il discorso della durezza nell'accoppiamento rotaia sicuramente centrale. Si cerca comunque appunto di rendere sacrificabile la ruota. Piuttosto l'ideale sarebbe modificare il meccanismo di usura, perché se la ruota si usurasse in maniera tale da rimanere uguale a se stessa nel tempo, e quindi si usurasse in maniera tale appunto di mantenere il bordino bene o male uguale a se stesso, la tavola di rotolamento senza un grosso infossamento, a quel punto l'asportazione di materiale durante la fornitura sarebbe minima. E quindi infatti l'idea per fare una cosa di questo tipo, però, occorre chiaramente un numero di dati successivi, però l'ideale appunto sarebbe un profilo isusura, che si usura rimanendo uguale a se stesso. Non ho risposto alla domanda, professore. La ringrazio. Sì, mi sembra che abbia risposto pienamente alla domanda che le ha fatto il collega. Non so se ce ne sono altre di domande. No. Bene, grazie, la ringrazio Guglielmo per la sua presentazione. Sì. E passerei a questo punto a Enrico Mannelli. Sì, successo.
Un attimo, passo subito il controllo. Ecco qua, Enrico sta condividendo il suo schermo. Per ora vediamo lui, non la presentazione. Enrico, ci senti? Il microfono spento. Allora. Impressione che abbia qualche problema. Mi sentite? Adesso sì. Ok. Vedete la presentazione? Sì, adesso vediamo anche la presentazione. Prego, poi può iniziare. Sì. Buongiorno a tutti, sono Enrico Mannelli e questa mattina vi presento la mia tesi di laurea dal titolo Sviluppo e validazione di un sistema di anomaly detection basato sull'utilizzo di intelligenza artificiale addestrato alla guida sicura su di un simulatore motociclistico. La sicurezza stradale è un tema centrale nei programmi dell'Unione Europea e per questo nel corso degli anni sono stati condotti numerosi studi e progetti volti all'incremento della sicurezza dei veicoli, in special modo per quelli a due ruote. Abram è un importante progetto condotto che ha studiato il sistema di frenata autonoma d'emergenza per i motocicli e nella fase preliminare sono state valutate le reazioni ad eventi di emergenza da parte dei conducenti utilizzando il simulatore motociclistico dell'Università Austria Bork. Successivamente è stato realizzato un simulatore motociclistico dal gruppo Moving per la ricerca sulle tematiche di sicurezza stradale, che negli anni ha visto notevoli sviluppi e miglioramenti. E questo simulatore è caratterizzato da un software di simulazione per auto opportunamente calibrato che ha una complessità inferiore rispetto a quelli per i motocicli. Recentemente è stato condotto il progetto Masmot che ha ricercato proprio la calibrazione delle azioni di sterzo del simulatore utilizzando dei modelli matematici. Il mio lavoro di tesi nasce dalla collaborazione dei due gruppi di ricerca Moving e MIC dell'Università di Firenze su di un nuovo progetto denominato IGOR per l'addestramento dei motociclisti alla guida sicura. L'obiettivo del mio lavoro di tesi all'interno del progetto IGOR è quello di utilizzare il simulatore per addestrare i guidatori ad una guida sicura sfruttando l'intelligenza artificiale. E per far questo ho effettuato una suddivisione del mio lavoro in delle milestone che ho seguito per il raggiungimento del mio obiettivo. Come prima milestone ho effettuato il collegamento del simulatore motociclistico con un nuovo software di simulazione molto più flessibile ed open source rispetto al precedente. E per la seconda milestone ho raccolto un dataset di guida di circa 3 ore seguendo un preciso protocollo di prova e con partecipanti volontari, raccogliendone anche le loro valutazioni e giudizi. Ho successivamente utilizzato il dataset per addestrare un sistema di intelligenza artificiale per anomaly detection di eventi di guida non corretti e valutato le performance di funzionamento ai fini di addestramento dei guidatori come terza ed ultima milestone. Il nuovo software di simulazione è stato recentemente sviluppato dal Computer Vision Center dell'Università di Barcellona e CARLA, appunto acronimo di Car Learning to Act, è un software per la simulazione di auto a guida autonoma e a differenza di Prescan che veniva utilizzato in precedenza è completamente open source e affiancato da una dettagliata documentazione. Possiede inoltre una vasta gamma di sensori utilizzabili e consente di importare mappe stradali reali e di personalizzare scenari e veicoli tramite il potente motore grafico Unreal Engine.
È caratterizzato da un'architettura di comunicazione client-server, dove il server è responsabile di tutto quello che accade nella simulazione stessa, come rendering, aggiornamenti dello stato del mondo e degli attori all'interno della simulazione e altro. Il lato client consiste in un insieme di moduli che controllano la logica degli attori e le impostazioni del mondo, sfruttando l'API Carla in Python. Per interfacciare il simulatore con il software, ho inizialmente creato un banco prova da utilizzare come controller per emulare i comandi del simulacro. E questo consiste in una scheda Arduino connessa a potenziometri e interruttori per riprodurre i comandi di sterzo, freno, acceleratore, il cambio di velocità, e il controllo del mezzo, che può essere con una logica di sterzo diretta o in controsterzo, in accordo con la fisica dei veicoli a due ruote in determinati range di velocità. Ho quindi programmato il lato client per la comunicazione seriale dell'emulatore con Carla, in modo da avere uno strumento portatile per sviluppare gli script, prima di passare al simulatore stesso. Una volta regolata la comunicazione con Arduino, ho seguito lo stesso metodo alloggiando nel VAN sottosella la scheda Arduino in aggiunta a quella già presente a bordo veicolo. Questo è servito a garantire la possibilità di utilizzare anche Prescan per gli altri studi che erano già in corso. E si può comunque passare da un software all'altro in modo semplice e rapido. Una volta reso utilizzabile il simulatore con Carla, ho effettuato la calibrazione dei comandi utenti del motociclo, e tra questi lo sterzo è un parametro fondamentale appunto per il controllo dei motocicli nelle manovre. E per la sua caratterizzazione ho correlato la coppia di sterzo e l'output del sensore che è posto frontalmente davanti al manubrio. Il guadagno di sterzo utilizzato per legare l'azione del guidatore al comando di sterzata in Carla è stato invece ricavato sperimentalmente da me e da un ricercatore, entrambi motociclisti con esperienza. E questo è stato fatto per cercare di ottenere il feeling di guida più realistico possibile. Ho quindi impostato il controllo del veicolo in controsterzo e inserito un guadagno di sterzo variabile con la velocità. Per tutti gli altri sensori, ho correlato il loro utilizzo con l'output fornito dai sensori in modo da passare poi in Carla i giusti valori di controllo. Collegato e calibrato il simulatore con Carla, ho programmato il lato client in modo da ottenere una riproduzione sui tre schermi a disposizione, e all'interno della simulazione ho poi inserito anche il traffico stradale che viene controllato da un gestore interno al software, e inoltre per aumentare il coinvolgimento del guidatore ho anche aggiunto il suono dei veicoli del traffico. Ho poi testato le differenti mappe a disposizione in modo da scegliere quelle più adatte alle prove da svolgere per la campagna sperimentale. Per la raccolta del dataset ho avuto la necessità di creare un sistema di salvataggio del tutto automatizzato e organizzato in cartelle separate per i diversi partecipanti. Ho quindi programmato nel client un data logger che acquisisce i dati dei comandi utenti provenienti dai sensori del simulatore e le informazioni sullo stato di moto che vengono invece calcolate all'interno del software. Il dataset è caratterizzato anche dalla presenza delle immagini delle telecamere, sia RGB che in depth map. E le immagini sono salvate, sincronizzate in RGB e in DEP, che in Carla vengono salvate in una particolare tipologia di RGB, i cui valori dei canali, dei pixel, corrispondono a una certa distanza e vengono poi convertite per creare la DEP map. Per avviare e arrestare la registrazione del dataset è sufficiente un comando alla tastiera del PC per agevolare il lavoro di registrazione. Con quanto appena elencato, può quindi ritenersi conclusa la prima milestone. Nel passaggio successivo ho organizzato le prove di raccolta del dataset e questo mi ha richiesto di aggiornare l'etica di utilizzo del simulatore per i nuovi scopi previsti per la ricerca in questione.
Al fine di ottenere un dataset coerente, ho quindi scritto dei precisi protocolli di prova che descrivono i passaggi che si devono seguire per condurre le prove. A questo punto sono stati selezionati 9 partecipanti tramite un questionario di reclutamento, dove principalmente ho richiesto come requisito di essere in possesso della patente A ed esperienza di guida con i motocicli. Le prove sono suddivise in 3 differenti sessioni. Inizialmente ho previsto 2 differenti scenari per familiarizzare con i comandi del simulatore e con il traffico, dopodiché ai partecipanti ho richiesto di guidare il più correttamente possibile ed evitando sorpassi o manovre brusche. L'ultima sessione è invece avvenuta in scenari analoghi, ma alternando la guida con comportamenti non corretti e con sorpassi, sottoponendoli anche a delle distrazioni. Infine ho chiesto ai partecipanti di dare una propria valutazione della sua esperienza di guida tramite dei questionari. A questo punto ho quindi potuto considerare conclusa anche la seconda milestone. Per validare la tipologia di dati raccolti ho analizzato alcune manovre all'interno dei dataset, come la manovra di sorpasso che ho riportato qua, il cui grafico mostra che l'andamento e i valori della coppia di sterzo durante la manovra possono considerarsi in accordo con la realtà. Dai questionari di valutazione ho anche analizzato i feedback riportati dai partecipanti e complessivamente l'esperienza di guida è risultata in modo unanime buona e molto buona. Tra le limitazioni emerse si sottolinea l'assenza del suono del motore, la manovrabilità a basse velocità per via del controsterzo e la stabilità alle alte velocità. Mentre il realismo di guida del simulatore, grazie anche ai ricchi dettagli degli scenari e al rumore del traffico, è risultato invece molto soddisfacente. A questo si aggiunge inoltre l'assenza di kinetosi e di disturbi nei partecipanti. Prima di addestrare il modello complesso, ho validato quest'idea su un dataset semplificato che ha poi dato dei buoni risultati. E a questo punto il dataset raccolto nella campagna sperimentale è stato utilizzato assieme ai ricercatori del MIC per sviluppare il vero e proprio anomaly detector basato sull'elaborazione delle immagini in depth map, che a differenza delle RGB sono state scelte perché hanno delle texture simili e comparabili a scenari del mondo reale. In questo caso il modello è un autoencoder convoluzionale formato da 2 layer in encoder e 2 in decoder. Durante la fase di addestramento del modello, l'autoencoder prende in input una sequenza di 10 immagini e l'encoder le comprime in uno spazio più piccolo per poi decomprimerle nel decoder, fino ad ottenere un'altra immagine in output della stessa dimensione di partenza. L'errore tra input e output sarà piccolo se il modello di ricostruzione è ben addestrato, altrimenti si continuerà ad aggiornare i parametri di ricostruzione del modello fino ad ottenere appunto un buon valore. Durante la fase di test viene effettuata la stessa operazione e se l'input contiene un'anomalia che il detector non è allenato a riconoscere, allora l'output sarà ricostruito male e fornirà un elevato errore. Per validare il funzionamento del sistema, il detector è stato addestrato con una parte del dataset, cioè i primi 6 partecipanti, e l'altra invece è servita per testare la rete e valutare l'errore. Infine ho elaborato anche l'anomaly test di tutti i partecipanti. I grafici mostrano l'andamento dell'errore calcolato in post-processing dal detector durante le sequenze delle prove analizzate. E ho evidenziato l'errore medio calcolato per il set che è stato analizzato. Come si può evincere dai risultati, il normal set di test ha un errore uguale a quello di addestramento, di train, e infatti anche in questo caso si parla di guida corretta. L'errore del set di guida non corretta riporta invece un errore molto più elevato. La manovra precedentemente analizzata la ho riproposta anche in questa slide per mostrare l'andamento dell'errore calcolata nell'evolversi del sorpasso. Al momento del sorpasso del veicolo antecedente, l'errore aumenta molto per poi andare a diminuire alla fine della manovra.
Ho anche riportato un evento di tamponamento dove al momento dell'urto con il veicolo si ha ovviamente un notevole incremento dell'errore. In entrambi i casi si può notare come il detector riconosce eventi anomali segnalando un incremento dell'errore. Va detto che la rete presenta delle problematiche durante la percorrenza di alcune manovre, come ad esempio in queste brevi sequenze di curve, dove indica un errore anche se in effetti non c'è nessuna anomalia. Questi difetti sono da ricercarsi nell'utilizzo di un limitato numero di esempi per l'addestramento, un'architettura semplice dell'autoencoder con un apprendimento poco profondo e inoltre, pur essendo elaborata una sequenza di frame, non è modellata esplicitamente la dipendenza temporale tra gli input e il modello infine, non è affiancato dalla sensoristica. Anche se nel dataset sono comunque presenti anche i valori dei sensori a disposizione per degli sviluppi successivi di affinamento del detector. Va comunque detto che principalmente, come riporta le immagini in basso, il detector distingue eventi normali associando correttamente un basso errore. A questo punto ho analizzato una situazione di mancato rispetto della precedenza a un incrocio stradale. La sequenza che è rappresentata qui mostra come l'errore aumenti molto nel momento in cui quasi avviene un urto tra i veicoli. E come ulteriore analisi ho riportato una manovra di sorpasso nel traffico, che è un altro chiaro e classico esempio di guida non corretta. E anche in questo caso la sequenza qui riportata mostra chiaramente l'aumento dell'errore durante la fase di sorpasso finale. A questo punto ho quindi potuto constatare il raggiungimento della terza ed ultima milestone del progetto IDOR, ottenendo un sistema di addestramento dei guidatori grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale che riconosce eventi di guida nuova. In conclusione, riassumendo, nel mio lavoro di tesi ho collegato il simulatore con il nuovo software di simulazione CARLA, completamente open source e dalle molteplici funzionalità, caratterizzato da scenari virtuali di elevato realismo. E per quanto riguarda invece l'anomaly detector, ho creato un sistema di addestramento che riconosce anomalie di guida con un nuovo approccio, cioè che è quello di analizzare le immagini della telecamera. E utilizzando una metodologia trasportabile, sia pure con le dovute accortezze, anche nel mondo reale, che ha un'ottima capacità di riconoscere eventi di guida anomali, utile all'addestramento dei guidatori, alla sicurezza stradale, come mi ero inizialmente posto come obiettivo. Come sviluppi futuri per il progetto IGOR va presa in considerazione l'idea di addestrare una rete neurale più profonda e affiancata dalla sensoristica del veicolo, fornendo il calcolo dell'errore magari in tempo reale, e implementare il suono del motore e inoltre di trasportare tale metodologia anche con prove su strada nel mondo reale. Io con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie Enrico per la presentazione del lavoro. Chiedo se ci sono delle domande da parte dei membri della Commissione. Nessuna domanda? Volevo fare una domanda, sono molto curioso di questo ambiente Prego. Carla in Python. Siccome per esigenze di ricerca molto spesso si lavora con il MATLAB e ho visto che anche in MATLAB c'è l'interfaccia diretta tra la macchina di Unreal, la macchina grafica di Unreal e il veicolo Toolbox, ti volevo chiedere se per vostra conoscenza c'era qualche possibilità da parte, si sta valutando in questo periodo questa cosa, se da parte tua c'era qualche conoscenza di procedure che hai già sperimentato per questo banco e se ne applicabili anche all'interfacciamento diretto con MAP. Allora, grazie, grazie per la domanda. Ma una curiosità che serve a noi, ecco, Sì, diciamo, è un riconoscimento del tuo lavoro, non può essere. la ringrazio per la domanda. Sì, ho valutato anche, sono a conoscenza appunto dell'utilizzo dell'interfaccia di MATLAB con Carla ed è possibile farlo col MATLAB Engine, però il problema, ho fatto alcuni tentativi, ma
Questo causava dei grossi ritardi nella simulazione che doveva essere in tempo reale. Quindi, magari con, diciamo, su studi di guida autonoma o per fare delle simulazioni, può essere utilizzabile, però per quanto ho potuto constatare dalle mie prove svolte, diciamo, per ridurre il più possibile il lag di simulazione, dovevo interfacciare direttamente con la programmazione in Python, altrimenti si doveva passare per MATLAB e Python, e MATLAB, come sappiamo, appunto, è un software abbastanza pesante, richiede abbastanza, diciamo, potenza di calcolo, mentre Python è abbastanza leggero. Quindi, per massimizzare, diciamo, l'esperienza di guida e ridurre il lag, ho scelto di utilizzare direttamente Python. Bene, grazie. Non so se ho risposto alla sua domanda. Sì, grazie. Grazie a lei. Ci sono altre domande per Enrico Mannelli? No? Bene, Enrico, ti puoi per il momento anche tu accomodare. E a questo punto torniamo indietro a Pasqui, che aveva avuto un piccolo incidente prima. Allora, sì, adesso la connessione sembra essere tornata, mi scuso con tutti. Non si preoccupi, Pasqui, sono cose che possono capitare. Allora, senta, ci siamo bloccati quando lei aveva già presentato in parte la slide 8, quindi se Sì, potesse ripartire magari dall'inizio della certo, sì. slide 8. Allora, quindi, questo condividi. Questa slide qua, no, questa qua? Ok, Questa, sì. allora come stavo dicendo, il mio lavoro parte da uno studio preliminare delle architetture prese in considerazione per vedere un po' le potenze in gioco e scegliere con un criterio, insomma, tutti i componenti. Abbiamo implementato in Simulink tutti i componenti, sia a livello di dettaglio che a livello più macroscopico di architettura, come vediamo a destra nell'immagine in cui si vede l'implementazione Simulink del modello dell'architettura endotermica con i componenti, i controllori, la parte che tiene conto delle variazioni atmosferiche in funzione della temperatura e quella che implementa le emissioni. Abbiamo effettuato una ricerca di mercato di tutti i componenti, contattando anche i produttori ed effettuando una ottimizzazione sulle performance. Qui vediamo il modello del motore elettrico, un modello equivalente a corrente continua che abbiamo implementato poi in Simulink, come vediamo nell'immagine in alto a destra. È stata selezionata una famiglia di motori brushless outrunner, come consigliato dai cataloghi dei costruttori e come ci hanno consigliato anche loro. E poi i risultati del modello sono stati confrontati con i punti operativi sempre forniti dai costruttori, come vediamo nel grafico in basso a sinistra, per vederne la coerenza. Stessa cosa abbiamo fatto per i motori endotermici, abbiamo implementato in Simulink un modello, questa volta basato maggiormente sulle curve di funzionamento dei motori ottenuti dal banco prova dai costruttori che ce l'hanno forniti. Qui vediamo a destra due grafici relativi alla potenza in funzione del numero di giri. Stessa cosa abbiamo fatto per il consumo specifico e queste curve sono state poi implementate attraverso delle lookup table per riprodurre il comportamento di questi componenti. Qui vediamo i requisiti concordati con Sky Eye Systems, quindi una massa disponibile per il sistema propulsivo che deve essere al massimo 10 kg, una velocità di salita nei primi 100 metri di almeno 3 metri al secondo, salita che deve essere mantenuta per un tempo continuativo di almeno 10 minuti. Vediamo in basso la ripartizione dei pesi nelle quattro architetture, in particolare vediamo l'architettura endotermica che ha il maggior quantitativo di peso disponibile per il carburante, che la porterà ad avere un'autonomia maggiore delle altre. L'ibrido serie invece è all'altro estremo, che ha un peso disponibile per il carburante molto inferiore, e l'autonomia ovviamente ne risentirà. E poi abbiamo l'ibrido parallelo che si colloca in mezzo tra queste
due soluzioni, ma che avrà altri vantaggi che avremo modo poi di discutere. La soluzione elettrica ha molto peso disponibile per le batterie, questa tuttavia non si tradurrà in un aumento dell'autonomia, data la bassa energia specifica delle batterie attualmente in commercio, della tecnologia attualmente disponibile, rispetto invece ai combustibili. A destra vediamo i grafici delle missioni di confronto, con una prima missione che è una missione più corta, di circa un'ora, mentre poi abbiamo confrontato anche le quattro architetture su una missione più lunga, di poco più di 4 ore. Qui vediamo i risultati della soluzione elettrica, una soluzione con buone prestazioni, ha una velocità di salita buona di 3,5 metri al secondo, quindi superiore a quella imposta dalle specifiche, ma con un'autonomia, come avevamo accennato, leggermente ridotta, di poco più di un'ora. Questo non è dovuto tanto ad una cattiva scelta dei motori o delle eliche o dell'accoppiamento, ma è dovuta maggiormente all'energia specifica delle batterie attualmente disponibili, che si colloca tra 150 e 200 watt/ora a chilogrammo. Nel grafico a destra vediamo come, se nel futuro saranno disponibili per questa applicazione batterie più performanti, ad esempio con un'energia specifica di 300 watt/ora a chilogrammo, si riuscirà ad avere un'autonomia che potrà raggiungere le 3 ore. Qui vediamo la soluzione endotermica, un'autonomia maggiore, come ci potevamo aspettare, di poco più di 10 ore. I consumi in crociera di 480 grammi l'ora, il consumo in salita di 1500 grammi l'ora e una velocità di salita tutto sommato di poco superiore a quella imposta dalle specifiche. Vediamo nel grafico a destra l'efficienza dei punti operativi durante la missione. Vediamo come in crociera si riesce a stare abbastanza vicini al punto di massima efficienza. Il motore se ne discosta un po' durante la fase di salita. In discesa lavora a bassa efficienza, ma la potenza richiesta è ovviamente bassa, e questo è soprattutto richiesta anche per poco tempo, e questo non comporta un significativo aumento dei consumi. Qui vediamo la soluzione ibrido parallelo, un'autonomia più ridotta, ma comunque buona, superiore alle 8 ore. Un consumo in crociera ridotto di circa il 15%, un consumo in salita leggermente superiore a quello della soluzione endotermica, se teniamo conto anche della ricarica delle batterie, una velocità di salita anche qui buona e che potrebbe anche essere maggiore per pochi minuti, dato che in questa configurazione il motore endotermico è stato limitato in giri per prevenire il surriscaldamento. Vediamo anche che questa soluzione ha un vantaggio intrinseco in termini di sicurezza, perché è ridondante e sia il motore endotermico che il motore elettrico assicurano da soli una minima velocità di salita. Vediamo come nel grafico a destra i punti operativi, siano quasi sempre vicini al punto di massima efficienza. Infine abbiamo l'ibrido serie con un'autonomia, molto più ridotta per il poco peso disponibile per il carburante, circa 5 ore. Tutto sommato lavora quasi sempre intorno al suo punto di massima efficienza, ma i consumi non sono ridotti. Vediamo che infatti in crociera consuma sostanzialmente allo stesso consumo della soluzione endotermica, in salita consuma di più. Questo è dovuto al fatto che ovviamente c'è un generatore, quindi dal motore endotermico l'energia deve essere generata e poi deve essere utilizzata, c'è una serie di efficienze che vanno a peggiorare i consumi. Qui vediamo un riepilogo del confronto dei consumi, quindi l'ibrido parallelo è la soluzione che consuma meno durante la crociera. La soluzione endotermica è invece quella che consuma meno durante la fase di salita. L'ibrido serie non sembra presentare vantaggi da un punto di vista di autonomia, anche in conseguenza del poco carburante che può stipare a bordo. L'ibrido parallelo, consumando meno durante la fase di crociera, potrebbe raggiungere la stessa autonomia della soluzione endotermica se fossero disponibili più chilogrammi disponibili per il sistema propulsivo, quindi sottratti al payload, in particolare 17. 17 kg, quindi 7 kg in più di quelli dati da specifica, insomma.
Per concludere, la soluzione ibrido parallelo ha una buona, tutto sommato una buona autonomia e offre un vantaggio non indifferente, che è quello della ridondanza, molto importante in ambito aeronautico. Infatti, anche con una, come dicevo prima, in caso di avaria di uno dei due motori, l'aereo può comunque volare. Si possono superare inoltre i problemi che precedentemente avevamo descritto, in quanto il motore endotermico può essere spento per una piccola parte, per una parte della missione, e questo supera i problemi di rumorosità, traccia termica e di emissioni. L'ibrido serie non sembra presentare vantaggi in termini di autonomia, come avevamo detto, e nemmeno ha una piena ridondanza. Infatti, in caso di failure del motore elettrico, è impossibile proseguire con il volo. La soluzione elettrica ha delle buone prestazioni, ma come abbiamo detto è limitata dalla tecnologia di batterie in autonomia. Ulteriori sviluppi potrebbero riguardare la modellazione completa del velivolo a 6 gradi di libertà, quindi tenendo in considerazione tutte le superfici aerodinamiche, un'ottimizzazione delle logiche di controllo, una validazione sperimentale e inoltre lo studio anche di altri sistemi energetici, come per esempio le celle a idrogeno o le celle fotovoltaiche conformi alle superfici alari del velivolo. Grazie a tutti. Grazie, ringrazio Giacomo Pasqui anche per aver ripreso la presentazione, quindi averla fatta in due momenti a causa dei problemi tecnici che chiaramente non sono a lui imputabili. Chiedo se ci sono delle domande per il candidato, qualche domanda, qualche commento da parte dei colleghi. Bene, sembra di no, e No, anche scusa, scusa Marco, facciamo prego. solo una piccola Sì. domanda. Se il drone ha con sé strumentazione di tipo elettrico, cioè che sono telecamere o altre cose, no? Quanto questo incide sull'autonomia? Perché insomma, le batterie devono servire l'una e l'altra, oppure si possono mettere batterie distinte, però lì c'è il problema del peso, eccetera. Allora, in questo caso abbiamo considerato ovviamente, cioè in tutte le considerazioni che abbiamo fatto, in tutte le simulazioni che abbiamo effettuato, è inclusa anche la corrente assorbita da tutti i sistemi di bordo, che sono sia i sistemi di controllo, quindi l'attuazione proprio Sì, ma relativa. pensavo a cose aggiuntive. Sì, cioè, certo, cose aggiuntive ci sono perché è proprio il carico pagante di questo. Il payload di questo velivolo, quindi ci sono telecamere, sensori, in tutto l'assorbimento energetico di potenza è di circa 200 watt, abbiamo considerato. Quindi Possono esserci fluttuazioni, naturalmente, a possono esserci seconda del fluttuazioni, tipo. quindi 200 watt su, sì, quindi su 700-800 totali che assorbe in crociera. Bene, la ringrazio. Grazie. Ci sono ulteriori interventi? No, bene. Allora, grazie. Ringrazio nuovamente Giacomo. A questo punto, la commissione, si ritira, quindi i candidati adesso saranno spostati e si interrompe naturalmente anche la diretta streaming che riprenderà poi per la parte finale.